L'incendio, la neve e il sangue. Molte sono state le notti macchiate dall'incubo. Quell'incubo che ha invaso la mia mente dopo la comparsa della maschera. Ad ogni risveglio speravo che quelle visioni fossero solo orribili fantasie. Paure fin troppo vivide. Con tutta me stessa cercavo di convincermi che quella furia incontrollata non mi sarebbe mai appartenuta, che la neve sotto i miei piedi e il mio viso mai si sarebbero insozzati del sangue di altri uomini. Vedere tutti quei corpi ammassati a terra, uccisi dalle nostre lame, dalla mia lancia, non ero preparata. Non ho mai voluto essere preparata. Era solo un sogno, mi dicevo. Ora che nei miei occhi è impressa l'immagine dei morti, mi sembra di essermi appena svegliata da quell'incubo, opprimente, sordo e doloroso. Ho paura, adesso. Per la mia stupida paura, Thorfinn e Corrigan hanno rischiato di morire. Ho dovuto vedere il sangue di Thorfinn per riprendermi. Quella rabbia mi è esplosa dentro, come una bestia che finalmente sfonda la porta della sua gabbia per proteggere il suo branco. La mia lancia ha colpito. Ha trovato la carne, ma ancora mi sono trattenuta. Sarebbe morto. Sono una cacciatrice o una guerriera? Cosa sono io? Cosa sono disposta a fare pur di proteggere chi amo? Ed eccoci qua. Perché hai un Jigglypuff in testa? Bene. Molto bene. Bene. Molto bene. Allora, vi ricordate, no? Come dice il nostro bell'intro, stava andando a fuoco la casa di Ulla. Che bello. Sì, sì, sì. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. La festa era in corso e voi siete scesi dal palco, avete visto innescarsi l'incendio e siete corsi subito, fermati dalla quantità di gente che c'era intorno. Ciao. E una volta arrivati avete affrontato questi strani guerrieri con strani poteri magici, tra
cui le armi infuocate, che si sono spente una volta arrivate sul terreno, amuleti con simboli che non conoscete, e soprattutto avete trovato le tracce di pergamene utilizzate, cosa molto strana. Ah sì, sì, i simboli che c'erano dentro la casa, vicino agli scaffali dove Ulla teneva il grano selvaggio, si capiva chiaramente che erano stati evocati degli elementali del fuoco, mentre al collo dei quattro guerrieri c'erano dei simboli che appartenevano agli Jarl Nomadi. Preciso, gli Jarl Nomadi sono un po' tutto e un po' niente, nel senso sono varie tribù nomadi che non appartengono a nessun dominio, a nessuna bandiera, e quindi ognuno di questi micro clan fa a sé, quindi non è propriamente una nazione. Solo che tutte, cioè se i simboli non sono esattamente quello di Gran Corona o di Claymore, si parla di Jarl Nomadi, tutto qua. No, sono anche uno contro l'altro, quindi... In realtà il loro numero totale non si conosce, perché le tribù non si fanno certo anagrafare, però sono tanti. Diciamo che più o meno il numero è pari tra quelli federati e quelli nomadi. No, voi vedete la camera di servizio, che è l'altra. È l'altra telecamera, sì. Posso sistemarlo. Sì. Purtroppo devo usare due telecamere, altrimenti non funziona. Ok. Perfetto. Dopo i pensieri di Ygritte, dopo aver spento gli incendio grazie anche all'aiuto di tutto il villaggio, siete lì dove, lì su quell'angolo di casa, pronti alle investigazioni o comunque a quello che succederà dopo. E la prima cosa che vedete dopo aver ucciso questi quattro assalitori, in realtà ucciso soltanto quello che sembrava essere il capo, perché Thorfinn gli ha piantato l'ascia profondamente nella testa, l'ha ucciso del tutto. Gli altri tre invece sono semplicemente incoscienti.
Tirate percezione intanto. Vainamoinen. Ti stai guardando in giro quando ti pare di vedere delle orme sulla neve che si stanno disegnando qua. Sono abbastanza celeri. Che non c'è nessuno. Sì, che stanno comparendo sulla neve. Tira di nuovo. Corrigan. Sì. Devi vedere se non sei... Non riesci a vederle. Non... Aspetta. Devi tirare di nuovo. Anche tutti quelli che guardano ancora devono tirare di nuovo. Sì, ma non riesci a vedere, non riesci a capire la direzione, cioè lui ti sta indicando, ma è troppo largo il posto, quindi anche volendo. Ok, tira un percentuale. Tira un D8. Tira 2 D6. Bravo, Yari, vedi? Quanto hai di riflessi? La CD di Gris. 15 sarà. Quanto è la CD del tuo Gris? 'So che quel tizio evidentemente ha messo un piede nel tuo gris, perché vedi proprio lo schiaff del grasso che salta su. Tirate iniziativa. No, Michela si sente, ma si sente dal tuo di microfono. Sì, ho sbagliato. Ho acceso l'audio sbagliato. Scusate. Adesso vi sentono. Ok. Allora, volevi l'iniziativa tu? Sì. Ok, ci siamo.
come avete potuto capire, Corrigan ha tirato una chiazza di grasso. E qui, in questo quadrato, ha visto le impronte delinearsi, ma il tizio probabilmente non è scivolato. Ok, iniziativa mia più 2. Quadrato lì. 8.2. Ottimo. Ma cosa si... Tra me e te, Mirto, eh. L'hai fatto? Ah, no, vabbè. Allora, 9, adesso vai. sapete tutti che il tizio è molto probabilmente in questo quadrato. Vediamo le sue impronte lì, appena createsi. Sì. Io ho avuto culo, peccato. E sta Ygritte. No, io ritardo. Sono lì impegnata col tipo per terra. Quindi va a Thorfinn. Ma Thorfinn, scusami. Thorfinn è... Ah, non hai segnato 19. No, non ha cliccato il token, Deb. Ah, sì, sto token della... L'ho modificato io? Grazie, scusate. 19, non 10. Sì, non mi ha preso il 9 per qualche motivo. E poi c'è Thorfinn. Poi sta a me, quindi. Sì. Sì, sta a te. Io, vabbè, faccio... Vedo le impronte a terra, ma non vedo nessuno. Allora mi metto a fissare in aria, credendo che qualcuno sia saltato tantissimo. Thorfinn è lì, è invisibile! Come invisibile? Cosa vuol dire che è invisibile? Ma secondo te la gente può andare in giro invisibile? È Non è magica! sì. mimetizzato con la neve. Scusatemi, eh. 1, 2, 3, 4. Vedi che non c'è nulla lì. Non c'è niente proprio, neanche una delineazione, proprio niente. Ma... Tira volontà, Torfi. Tiravo volontà che ancora ero in pace. Tirate Spellcraft. Quelli chi ce l'ha? Sì. Ho sentito una voce che pronunciava l'incantesimo. Sì. You are fucked. La scheda decide di No, scusa, ho funzionare. sbagliato. Spellcraft non Parlava? è... Era una voce nella tua testa, rimbambito. La voce Sì, era lì, era lì. arriva propriamente da qui. E riconoscete Vainamoinen. Sì? E solo Vainamoinen. No, sì. Cos'è? 10 più livello più. No, io ho fatto 16, ho sbagliato, ho tirato percezione il primo. È 15 più livello incantesimo, Spellcraft. Sì, ok, non mi ricordo mai. Allora solo Vainamoinen. La tua è 15 per avere l'incantesimo, in questo caso non vedendolo abbiamo un malus se non sbaglio, però vabbè. Vabbè, va No, di bene lo base stesso. no, Va poi bene lo dipende stesso. da... Hai sentito le parole di un incantesimo di sonno? No! Dai, davvero, vuoi fare sonno su di me? Porca troia. Mi sta già dormendo in piedi. Infatti vedete Thorfinn che si gira verso di me, oh, tira uno sbadiglio incredibile, però non si addormenta. Sì, anche perché con un 20 naturale così. Però è un'azione Anzi. aggressiva, vero? Eh sì, Sì. direi proprio di Già, sì. e vedete il tizio che compare. Non mi basta la mappa. Vabbè. Sposta tutto più in giù. Come non ti basta la mappa? Perché sta correndo verso nord. Il sonno è round, non è standard. È full round? No, è round. Cioè, il Round. tempo di evoca mostri. Ah, non lo sapevo. Che bello. E niente, quindi è rimasto come un pirla. Perfetto. Un po' Se vuoi, sta pirla. combinando qualcosa. Ora non so se sì, appare immediatamente, ma No, no, quando parte no. l'attacco, il turno dopo. Ah, allora lo sentiamo solo Lo sentite compare. cantilenare, allora, sì. Ok. Ok, quindi compare dopo. Allora, dunque. Sì, vai te, perché io ancora non entro.
E tocca a Corrigan. Anzi, no, tocca a Vainamoin. Al grido di muovetevi, altrimenti lo perdiamo. Muovetevi voi però, perché io perché sì, io ora no, che vabbè, mi muovo io, in realtà non è che io faccio di più. Dunque facciamo così, faccio che correre un fulmine, Vainamoin. Ecco, sto correndo. Per 4 sono... sarà 30 feet. No, vabbè, non così poco. Arrivo. No, arrivo per 4 perché ho cambiato l'armatura da poco. Quindi vado esattamente qui. Ovviamente col mio bastone. Un pugno. Lo senti che cantilena bestia? Cioè, tipo nell'orecchio. Ho capito. Cioè. Quando appare lo voglio lì. Sono troppo bravo. E grido agli altri, è qui da qualche parte. Lo io sento. Con un bluff clamoroso, dico, arrenditi, sei già in trappola. Silent image di un muro attorno alla zona in cui cantilena. Intorno nel senso proprio quadrato. Ah. Te la disegno. Eh? Ora te lo disegno. Non ho capito. Ora te lo disegno. Okay. Vabbè, ma devo tirare anch'io volontà. Se ci interagisci, sì. Grazie. Corgan, ma porca troia, lo stavo per raggiungere. La madonna. Poi devo contare sul fatto che abbia dei compagni di squadra dotati di intelletto, ma questo è un altro discorso. Il lupo, vedrai, può averci intelletto e te pare. Aspetta, che lascio il buco. Un pochino per Thorfinn. Io volevo posizionare dietro, però. Fammi una bella porta, un bell'archetto. Nel frattempo faccio uno spellcraft giusto per vedere se almeno riconosco. Lascialo dietro lo spazio, però. No. Questo qui è il buchetto per Thor. Oh, meno male. La porta proprio. Vabbè, io ci faccio il viaggio importante. Ah, vabbè, tanto c'ho il buco. Mi importa. E poi mi muovo in avanti. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Passo. Ma non è un'armatura media, te? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È vero, l'armatura media, hai ragione. 8, 9, sì, ce la fa. Sì, dai, vado io. Allora, si muove prima il lupo, mi sono fatta già calcoli, fa il doppio del movimento e arriva un attimo qua. Se non si pigliava. Doppio del movimento, quindi. E io vado qua, con il doppio del movimento. Basta. E sta a te, penso. No. Ah no, tu hai ritardato. Sì. I gritti a 7, tipo. Qual è il quadretto da cui... Da cui? Che mi sono dimenticato. Da cui partiva? Non lo sai esattamente. No, ci sono le impronte perché le avete viste. Ah, ok. No, okay, ma comunque, lei stava... Lei, perché è una voce femminile. Vedete che aveva cominciato a castare, però poi ho visto il muro molto probabilmente e ha smesso di incantare fermando il lancio dell'incantesimo e perde l'incantesimo. Dismiss non è una standard? No, ha smesso di castare, a parte che se oddio no, ok, non lo so se può, però fa niente, nel senso è come se fallisse apposta una prova di concentrazione. Va bene. O comunque lo dirige da qualche altra parte. Ah certo, può mandare il bersaglio, fare quello che vuole. E poi vedete che compare lentamente con le mani alzate. Va bene, mi arrendo. No.
dai. Chi è? Ehi, standard, se voi aspettate, io faccio sparire il Grease e se Thorfinn la vuole caricare di mazzate, faccia pure. No, non voglio caricarla di mazzate. Fammi vedere la foto di lei. Poi giudico. No. Ma chi è sta qui? Cioè, nel senso... Fammi vedere un'immagine di lei e poi giudico se caricarla o no. Mi scemo! Che palle che sei, maschilista soprattutto. Descrivila, no? Dica un cesso, è proprio butterata, tutta piena di foruncoli, porca, oleosa. No, proprio no. Vedete che è una ragazza bionda, non tanto alta, vestita di pellicce, con questo strano copricapo, con... ha delle corna, sembra una sciamana di qualche tipo, almeno come... come di immagine. Appeso alla cintura ha una catena d'oro con attaccato una collezione di pergamene tutte rilegate una con l'altra, e nella mano sinistra ha un bastone ferrato con una gemma incastonata sopra, intrecciata nel legno, come se il legno fosse stato piegato a vapore, insomma. Sì. Diviso da 1 a 10 quanto è? Adesso dai, dai Rob. Vabbè, come a parte che è buio, quindi no. È buio, beh, quindi non è che si veda proprio esattamente bene. Chi sei? Io intanto la spingo fuori dal muro, dall'apertura. Sì, va bene, so camminare da sola, grazie. Io sono... Non ti sto toccando. Io la tocco. Abbraccio forte, forte per bloccare le braccia, di caso. Ma le alte, cioè, le hai sopra la testa. Comunque, ok. Io sono Helga. Sono Helga, della tribù del lupo di fuoco. Una sola domanda. Hai appiccato tu il fuoco? Sì. Bene. Perché? Calmo, Corrigan. Sì. Io alzo il bastone, alzo la mazza gigantesca, inizio ad avvicinarmi pericolosamente alla tua testa, inizio quasi a urlarla in faccia. Tu hai appiccato quel Corrigan, fuoco. Allontanati. Allontanati un cazzo, Thorfinn. E lei. Non stai ragionando Corrigan. In maniera chiara. E lei mi metto davanti a Corrigan di lato e gli faccio: Corrigan, abbiamo bisogno di informazioni, non le puoi sfondare la testa adesso. Sì, anch'io lo vorrei fare, ma non puoi, lo sai. Io sto cercando di farla cagare addosso, cioè, sai la classica scena finta? Quella in cui io proprio come se non stessi completamente perdendo il controllo, la stessi per uccidere, e tipo Venamone mi ferma. Tira bluff o tira intimidate? Voglio proprio farla, è uguale, più 7. Voglio proprio farla cagare addosso, che stai un passo così dall'essere stata ammazzata. Penso che anche io credo che tu voglia ammazzarla, per cui non ci provare, cioè, cazzo, dai. No, ti prego. Prendo il bastone che c'ha addosso. Vedete che si mette in ginocchio, e sempre con le mani alzate abbassa la testa, proprio ci ha creduto. Ma la mole, lasciami. Abbassa quella mazza, lo sai. Non possiamo, non adesso. Verrà giudicata e condannata, ma adesso abbiamo bisogno di informazioni, lo sai. Che ce le desse allora? Lo sai esattamente quanto me. E allora parla. Parla. Perché? Allora stiamo aspettando. Stavo solo seguendo gli ordini. Di chi? Di chi? Della mia Jarl. Nome? C'entra la Jarl dei lupi di fuoco. Si chiama... Nome? Sì, è
il nome? Senti, o parli o muori. Si chiama Merva, va bene. Merva Jarkinson. Ma non è quello il punto. Perché avete fatto questo? Perché vedete che in realtà sembra avere più paura di qualcun altro che di voi. Che di noi, sì. C'è qualcun altro qua? Vedete che si sporge con la testa a vedere i cadaveri che sono lì per terra. No, oltre a loro non c'è più nessuno, ci sono solo io. Tense motive su questa persona. Sta cercando di fare la vittima, stai seguendo solo gli ordini oppure qualcosa di diverso? La vai, tira. Ti sembra sincero? 5S/6 a fare un raid a un villaggio? Non era un raid. Più o meno era un raid di distruzione. Non era un raid, era un attacco mirato a distruggere le nostre scorte di cibo. Appunto, un raid. Thorfinn, solo per caso ce ne siamo accorti. Per purissimo caso. Allora non hai altro da dirci? Ascoltate, io non avrei mai fatto una cosa del genere, va bene? È una cosa disonorevole, è una cosa orribile, non è colpa mia. Ma non potevo disubbidire, va bene? Non potevo. Allora, vanno. Ma veramente una scelta ce l'hai sempre. Vado a dire ai bambini che quest'inverno nasceranno morti perché le madri non avranno abbastanza cibo. Vado a dire che seguivi solo gli orti. Questa sta roba proprio sputo per terra e vado a chiamare la Jarl. Che comunque sta arrivando, immaginate, sentite, cioè c'è il trambusto, questa cosa è successa nell'arco di un minuto al massimo. Sì, quindi... certo. Io intanto Hai marito figli? Provvedo a legarla e... No, non ho né marito né figli, perché... Sentite che sentite che la sua voce si fa più scura, nel senso... Avete... Ah, tirate sense motive tutti quanti. Certo. Sense motive. Aspetta che trovo le skill. Vabbè, è comunque più uno, quindi... No, siamo... Io ho sensivo motivi. Allora, Ygritte e Corrigan. Avete come l'impressione che abbia paura di essere di venire abusata. Cioè, ha proprio questa impressione. Sì. Ma da noi? Sì. Da quando Thorfinn gli ha chiesto se ha figlio o marito. Ma non era quello il motivo per cui io ho chiesto. Fa niente. Però lei ha questa. Fa niente e comunque non te ne sei accorto. Sì, non te ne sei accorto. Vabbè, se volete domandarle ancora qualcosa, vedete che abbassa abbassa le mani e si tiene la gonna con due mani, cioè si stringe proprio il tessuto con due mani come se stesse aspettando una cosa che lei non può più fermare, tipo. Guarda che nessuno ha intenzione di farti niente del genere. Vedete che non risponde, cioè? C'ha la testa bassa e basta. Ah, mi piego alla sua altezza. Gli dico, e glielo ripeto, nessuno ha intenzione di farti niente del genere. Era solo per sapere se cosa? Avrei qualcuno a piangerti a casa. Mia madre. Questa era proprio una crudeltà gratuita. Sarebbe fiera di te? Saprebbe che ho onorato la Yard, tutto qua. Ho studiato le rune a lungo per imparare la magia e... Beh, fate quello che dovete fare, insomma. Cosa se ne farebbe? Cosa se ne farà tua madre? Noi non dobbiamo fare niente. Dobbiamo solo aspettare la Yarl e devi essere giudicata da lei. Io sto cercando di convertirla, più che altro. Che cosa volete che succeda? Alza la testa, vedete che c'ha le lacrime che ne scendono giù. Vi ho appena appiccato una delle case più importanti del vostro villaggio. Sono colpevole, ovviamente, mi avete presa. Adesso arriverà la vostra Jarl e mi taglierà la testa. E fine. Forse c'è già stato un morto oggi. Io non ho intenzione di rivederne un'altra. Beh, cosa volete che cambi?
quella che ha invocato la magia sono stata io. Vedete quindi... dall'angolo che compare la Jarl con la sua scorta di guerrieri, che sono tre guerrieri abbastanza grossi. E... io sono andato incontro a lei, questo frangente, e in due parole okay. le racconto quello che è successo. Tipo, abbiamo fermato gli assalitori e abbiamo catturato la magia che ha dato fuoco dalle semenze. È lì che chiede pietà per terra. Vedete che la Jarl ha il volto torvo, guarda la casa ormai deteriorata dalle fiamme. Chiede pietà. Odio i nemici che... odio i nemici che chiedono pietà. Rende tutto più difficile. Abbiamo visto lei. Non c'è nessun ombra di dubbio sulla sua colpevolezza. Vedete che ti fa un cenno di assenso. Voglio solo guardarla in faccia, poi deciderò. E vedete che ti... Miagliarla, se posso, avrei in mente una punizione ben peggiore della... Vedi la Jarl che ti ferma, oh, ti ferma con la mano. Scusami, Thorfinn. Lascia fare il lavoro, il mio lavoro, a me. Voi avete già fatto un ottimo lavoro prendendolo. Vedi, sentite che ha la voce molto contrita, come se si dovesse aspettare di fare una cosa orribile dal momento all'altro. Io mi allontano dal... No, io non mi allontano, io resto lì. E per questo anche Corrigan non è mica felice, che la giustizia... Infatti, cioè, non è che sia proprio... però... secondo me, piccola nota, cioè, questo è il classico caso in cui le belle buone si sente il cuore stringere, ma... deve andare senza esitazione. La Jarl si avvicina. E la ragazza... sta con... è ancora inginocchiata, con le mani strette sulla gonna, la testa chinata. Man mano che la Jarl si avvicina, viene lasciata indietro dai suoi guerrieri. Man mano che si avvicina, anche voi, coloro che stanno vicino alla ragazza, sentite come l'incombenza di un destino crudele che deve scendere sulla testa della ragazza. La Jarl tira fuori la spada. La posiziona sotto il mento della ragazza. Alza la testa e guardami. Vedete che non sembra essere decisa nell'ucciderla, anzi... la scena lascia ancora tutto da decidere, però è carica di significato, carica di contrizione, perché sapete che quello che può succedere è effettivamente giusto, è una punizione equiparabile, perché dopo tutto quelle azioni che lei ha commesso sono effettivamente gravi. E potrebbero veramente voler dire la morte di molte persone per fame, per freddo. Dall'altra parte però, questa gravità non si concilia con la sua immagine, perché la trovate troppo candida, troppo... anche nei modi, non soltanto nella sua immagine. E quindi tutta la situazione stride nel cuore, perché dopo tutto voi non volevate uccidere nessuno se non per difesa, e alla fine lei ha cercato, avete anche la prova che lei non ha lanciato un incantesimo per uccidervi, ma per fermarvi e scappare, o almeno ci stava provando. Come si fa a perdonare quello che ha fatto? Lei alza la testa, invogliata dalla spada della Jarl.
Per un lungo momento la Jarl non parla. E la stessa cosa fa la ragazza. Nessuno chiede niente. A un certo punto vedete la spada della Jarl che scatta in avanti. E temete che il peggio sia accaduto. E invece vedete che il pendaglio della Jarl, degli Jarl nomadi cade a terra. La Jarl rinfodera la spada, si gira e cammina via. Peccato, volevo salvarla. Io mi appoggio al bastone come se avessi in qualche modo perso un po' le forze. Il cuore stava battendo forte in quel momento. Adesso guardo la Jarl con l'aria interrogativa e le dico: e adesso? E adesso rimarrà con noi e riparerà quello che ha fatto. Uccidere una persona non porta niente. Non porta niente se non sangue sparso sulla nostra neve. Non ho bisogno di sangue, ho bisogno di mani, ho bisogno di forza. E lei la forza ce l'ha. Sei venuta fin qua accompagnata da questi quattro per perpetrare degli ordini. Bene, ha avuto la forza di farlo, gliene do atto. Adesso voglio vedere se ha la forza di riparare a tutto questo. Lavorerà duro, lavorerà sodo. Io prendo il ciondolo per terra, lo mostro alla Jarl. Ti rendi conto, vero, che questo è un atto di guerra? Oh, perché quello che è stato fatto a noi non è un atto di guerra? A voi? Noi non l'abbiamo fatto nulla. No, a noi come villaggio, voleva dire. A loro. No, mi sa che hai inteso male quello che voleva dire Corrigan. Ah, ok, ripeti. Io ho fatto Corrigan su la Jarl il medaglione del clan degli Jarl nomadi. Mi ha detto, ti rendi conto guardando la Jarl che quello che loro hanno fatto era guerra, anche se loro rimangono qui a darci una mano. La loro tribù ci ha dichiarato guerra così. La loro tribù. Avevano il medaglione, il loro simbolo era chiaro, non si stavano nascondendo. Infatti, lei dovrà cambiare bandiera per noi, giurare una nuova alleanza, buttare via il suo onore che tanto ha detto di proteggere. Robby, vai se devi parlare, cioè. No, no, dopo. Okay. È una scena a parte. Ah, ok, va bene. Annuisco gravemente e dico: apprezzo la vostra saggezza. Sarebbe stato facile tagliarle la gola e non pensare che io non sia stata tentata. Vedete che è furiosa, ma che nei suoi occhi c'è quell'ombra di una saggezza data dall'età che voi non fate fatica a cogliere, anche se comunque ne potete apprezzare la presenza, ma ha avuto una freddezza, una lungimiranza che raramente si vede. Anche perché considerate che gli incantatori non sono così comuni. Cioè, buttare via un incantatore è una cosa molto grave, quindi è molto meglio. È un po' uno spreco. Sì, e quindi è molto meglio cercare di mantenere un incantatore piuttosto che fargli saltare la testa, anche se sarebbe stato facile. E anche equo, diciamo. Sì. Io nel senso, guardo con estremo disprezzo la donna adesso che è libera, è viva, e le dico: dire che l'hai fatto solo perché hai seguito gli ordini è la scusa più bassa dei vigliacchi. E mi allontano proprio molto turbato. Mentre stai camminando, senti lei che urla: scusami! E vado avanti. Io la guardo e le faccio: ti scuserai con le azioni, non con le parole. E poi mi avvio nella stessa direzione di Corrigan. Si è messa a piangere proprio in maniera dirotta, cioè come se il peso delle sue azioni sia arrivato tutto insieme. Passo? Vai.
Io mi chino su di lei e le dico: guarda cosa ti porta a fare, cercare onore per qualcuno che non è te stesso. E nel mentre le prendo le pergamene piuttosto che lo zaino col libro degli incantesimi, giusto per sicurezza. Giusto perché stai lottando. Se proprio tu devi fare qualcosa per onore, fallo per il tuo. Questa cosa qua non ti ha portato il minimo onore, come hai potuto notare. Non sei d'accordo con me? Rimanendo chino faccia a faccia. Vedi che lei scuote la testa, ma sembra tipo abbastanza scioccata, non riesce a sostenere il peso di una discussione in questo momento. Ah, giusto, la Jarl ha deciso la stessa cosa, immagino, anche per i due feriti, no? Gli altri tre. Tre feriti? Tre feriti. Sì, vedete che passa dai tre feriti e gli stacca con la spada i medaglioni. Ah, ok. E dico che penso che il loro primo compito sarà seppellire il loro compagno. Poi, continuando a guardarlo negli occhi, le dico: per recuperare almeno un po' del tuo onore perduto, hai almeno intenzione di onorare il patto con la mia Jarl che ti ha tenuto in vita? Annuisce e basta, ma continua a piangere. Ah, quanto odio le donne piagnucolose. Io mi metto a gridare: Jarl, ma dov'è che la teniamo? Non abbiamo delle prigioni qua. Oh sì, che ci sono le prigioni. Ah, ok. Sì, sì. Ho già scritto nel PDF che mi ha mandato, Jarl. Non li vorrei bruciare i commenti crudeli, ma non posso perché li farei prima di che voi gente colpite le cose in diretta, cacchio. Ho sentito una voce. Comunque. Sì, era lo spirito della neve che parlava. Oh. Comunque. Vabbè, l'accompagno allora letteralmente prendendo la mo' di sacco di patate alla prigione. Ma... prigione? Ciao, porti te? E di che sta? Quando non lavora, sta in prigione. Beh sì. Non lo so se la Yam intende fare così. Beh, ok, comunque tu la stai accompagnando in prigione. Se nessuno lo ferma lo fa, quindi insomma. No, è... io lascio il lavoro della Jarl alla Jarl, quindi, cioè, nel senso, immagino che le sue guardie sapranno dove, cosa farne al momento, quindi. Comunque, dopo circa una decina di metri, Torrifan. La fusione con i Potara. Ok. Le guardie diciamo più, non più esperte, ma generalmente gli uomini che fungono da milizia cittadina interna prendono in carico la ragazza e tutti i feriti e se li portano via. E voi siete lasciati con il post di questa scena assolutamente straziante, in cui una donna che è stata di fatto costretta a fare quello che ha fatto è stata giudicata, è stata salvata, ma non siete pienamente sicuri che questo sia giusto. Sì, è proprio avete il cuore spaccato in due. Tutti coloro che hanno una briciola di umanità hanno il cuore spaccato in due: da una parte Pietra Spada, la vostra casa in pericolo, dall'altra una ragazza ormai sola e che molto probabilmente sarà un paria all'interno del villaggio, magari anche che ha subito degli abusi, chissà che cosa le hanno fatto per fare lavaggio al cervello, chi lo sa. Ci sta. Però la giustizia è pesante. Torfin è più eccitato che altro, finché si parla di guerra si mena la Comunque, cuore spezzato, cuore a mille. A terra permane ancora il cadavere del tizio che avete ucciso.
Ah sì, passando gli sputo in faccia sto qua. Bene. Onorare i morti. Ti cavo via lo schifo che hai in faccia. Lo fai? Lo fai davvero? Certo che gli sputo in faccia. Schiaffone gigante? Ti spingo via. Grazie. Anche fuori. Malamente. Hai visto perlomeno la ferita che mi ha fatto sto schifoso? È morto. Devi ancora infierire sul cadavere. Non ti fa schifo? Via un po' di sporcizia dalla faccia. Lui non è un morto. Me lo carico. Mi carico il cadavere e lo porto dove si seppelliscono i morti. Non vuoi lasciare come si chiamava la ragazza? L'incantatrice. Non vuoi lasciare a lei e ai suoi compagni il compito di seppellire i loro morti? Almeno potrebbe essere un primo passo per loro, per riprendere un briciolo d'onore. L'hanno lasciato qua. Quando lo vogliono seppellire? Stasera, domani, dopodomani? Quando va seppellito? Quando puzzerà? In mezzo alla neve si conservano i cadaveri. Oddio, Thorfinn, per favore, non parlare, perché adesso mi stai dando proprio fastidio. Voglio vedere Helga. Voglio che Helga veda che il suo compagno viene seppellito da noi, perlomeno. Chiedo alle guardie dello Jarl se possono condurre i prigionieri dove Ygritte sta portando il corpo, la sepoltura. Presumo, Andrea, che sia una cosa molto importante per il nostro rito funebre, cioè non seppellire anche un nemico mortale. Ma considerate che comunque sono sempre le pire per fare le cose, non c'è la. Non c'è sì, la lasciare il cadavere così sì, a no. Macchino, non se... Ma a parte non che siete in mezzo alla città, non potete mica lasciare il cadavere in mezzo. Possiamo lasciare. Anche volendo. Cioè. Pare un po' brutto. Sì. Comunque. Senti, sapete allora una cosa che sapete è dove sono generalmente officiati i riti funebri, che sono o al centro della città, e quindi se si celebra veramente un funerale o qualcosa di diciamo importante, lo si fa al centro della città. Però ci sono anche delle, come dire, dei luoghi dove bruciare i cadaveri, che sono fuori, prima delle mura, in un posto dove non ci sono case. Questo lo sapete. E dimmi, Vainamoinen. No, dicevo, ora tu avevi detto che i semi comunque erano rimasti pochi, ma sono, nel senso, sono stati già portati via, più che altro perché vorrei anche andare. Allora, all'interno della casa sono entrati comunque. Cioè, allora, la scena io non vi sto descrivendo tutti quelli che stanno arrivando. Sì, ma... No. Vabbè, quello è chiaro. Ulla sicuramente si sia entrata a fare l'inventario. Volevo appunto sentire Ulla. Come la situazione, perché, cioè, nel senso, io alla fine non è che abbia proprio esattamente idea di quello che è rimasto, visto che sono andati a fanculo tipo la stragrande maggioranza dei semi, qualcosa si è salvato, e volevo capire un attimo meglio la situazione, sentire Ulla cosa più che cosa, dove andare a prendere altre scorte. Allora, perché mi sembra l'unica cosa da fare al momento. Trovi Ulla all'interno della casa, seduta su uno sgabello, che si tiene la testa appoggiata con i gomiti sulle ginocchia, e si tiene la testa. È evidente che o è disperata o sta pensando. Busso leggermente sulla parete col bastone per annunciarmi. Lei sussulta come se fosse presa alla sprovvista. Oh, Vainamoinen. Sì. Com'è la situazione? Ci sono rimasti 30 semi su 220 che ne avevamo.
praticamente niente. Il mio... Dov'è? Il ciclo di produzione del grano non potrà andare nel modo corrente solito. Dovremmo... Cosa dobbiamo fare? Dovremmo sacrificare alcune delle piante per fare solo semi, e quindi questo le lascerà molto meno nutrienti di quanto possano essere. E saranno anche più difficili da uccidere. Forse possiamo fare qualcosa. Sicuramente. L'unica cosa è ci sono varie... varie cose da pensare. Intensificare la caccia e portare il più possibile l'uso delle scorte del grano in là con il tempo, e poi appunto l'aggiornamento delle provviste, prepararsi a sconfiggere il grano selvaggio a uno stadio di maturità che di solito non raggiungiamo mai. Va bene. Vado a consultarmi con Corrigan, forse abbiamo qualcosa che può aiutare, se non questo raccolto, il prossimo. Madamone, in realtà per questo quello che abbiamo mi hai detto adesso vado a parlare con Corrigan e quella frase pensavo fosse a me. No, stavo parlando con Ulla, dicevo, vado a parlare con Corrigan, che abbiamo il caso. Sì, ora, sì. Che... Certo, immagino... Intanto... Aspetta, Deb, tu gli avevi parlato della terra? Sì. Infatti. Abbiamo fatto tutta la cosa, sì. In realtà Ygritte mi aveva parlato di questa strana terra molto fertile su cui fare le prove. Cioè è vero, è stata molto con te. Quindi sono impaziente di vedere quali effetti questa terra possa avere, magari siamo fortunati. Senti, chi ce l'ha data ci ha assicurato che quello che vi viene piantato cresce più rigoglioso e nutriente, quindi... È una terra buona per quello che ho potuto vedere, quindi direi che è la nostra migliore speranza. Bene. Intanto se c'è qualcosa che possiamo fare... Per adesso dobbiamo aspettare il sole di domani. Adesso di notte non possiamo fare sicuramente niente. Va bene. Se hai bisogno di qualsiasi cosa... Sai dove trovarmi. Ho bisogno di pensare e studiare un piano nuovo di coltivazione. Ti lascio sola, perdona il disturbo. No, non ti preoccupare, vai, Namoinen. È sempre molto bello vedere la gente si interessa a questo aspetto che sembra magari secondario, ma ci tiene vivi tutti quanti. È anche casa mia. È casa di tutti. Okay. Vieni da me, Valemone, dammi la situazione. Certo. Sì, allora, sì, chiaro. La frase che stavo dicendo prima. Io credo e temo che la terra che ha consegnato Ulla non sia sufficiente per quest'anno. Non so quanto siano le nostre scorte. Lo saprà la Jarl. Però se le cose dovessero mettersi veramente male, noi dobbiamo ritornare. Ha detto Ulla che dobbiamo razionare le scorte, fare battute di caccia più intensive, e il grano andrà mietuto in una fase della crescita in cui è estremamente più pericoloso, è molto più pericoloso del solito, perché servono i semi. Ora Ulla sta pensando a un nuovo piano per il raccolto, però finché non sappiamo come e cosa dobbiamo fare, è difficile poter dire qualcosa. Sicuramente quella terra aiuterà il prossimo raccolto. Ripeto, se le cose dovessero andare veramente male,
Dobbiamo tornare in quel bosco e chiedere il permesso di rompere la nostra promessa a chi l'abbiamo fatta. Intanto vediamo come va. Preferirei evitare, sinceramente. Piuttosto andiamo. Però... sì, è l'ultima risorsa. È casa nostra. L'ultima risorsa. Piuttosto io andrei poi con calma, appena la situazione si è un po' tranquillizzata, dalla Yard, anche con tutti, immagino. Non appena. Anzi, prima a seguire il funerale che fai Grit. E poi dalla Yarl, è l'idea che ho, se siete, volevo parlare un po' della tribù che ci ha attaccato, capire chi cavolo sono, cercare di capire se qualcuno nel villaggio li conosce, se sono stati screzzi, queste cose qua. Più che altro poi quando la Yarl dà l'autorizzazione per, insomma, per la sepoltura, anche quando ci può essere quell'altra, come si chiama? Helga. Helga. Allora, il cadavere. Il cadavere che tu, Ygritte, insieme alle guardie avete portato alle pire, diciamo, alle pire generiche che ci sono appena fuori dalla città. Anzi, facciamo così, guarda. Segniamo anche le pire fuori nel suo punto. Esatto. Lì ci sono le pire funebri. Ok, sono parecchio fuori. Sì, sì. Sapete che lì non vengono... Dove hai detto che sono? Dove c'è il quadratino rosso che ho disegnato in alto a destra. Ah, ok. Sì, sì, sì. Allora, sì. Lì si bruciano soprattutto animali che muoiono, piuttosto che rifiuti, queste cose qua, insomma, non sono solo pire funebri, cioè è un posto dove si brucia la roba in generale, sterpaglie, queste cose qua. Ok. E vi state dirigendo in quel punto lì. E vedete che tu sei arrivata per prima e dopo qualche minuto arrivano tutti quanti. O Thorfinn, se vuoi fare qualcos'altro, dimmi. Non so, la tizia dobbiamo accompagnare anche lei. Allora, la tizia è stata presa in carico dalle guardie. Se tu la vuoi accompagnare, la accompagni, ma non sei tenuto a farlo. Decidi tu. Accompagno, perché no? Ok. Vedi, allora, tu prima. Vedi che lei è silenziosa per tutto il tempo, cammina con la testa bassa, non dice niente. E noti che le guardie che la stanno accompagnando, quando lei un po'... rallenta il passo, loro hanno le asce in mano, cioè sono pronti a ucciderla, evidente che sono pronti a ucciderla. Quando lei un pochino rallenta il passo, le tirano un colpo di manico nella schiena per farla camminare avanti. Conosco per nome queste guardie. Cammina, cagna. No, non ne ricordi il nome particolarmente. Allora, semplicemente dico loro, voi, innanzitutto, comprendo l'odio che potete provare per questa donna, ma la Yarl ha deciso di risparmiarla, di conseguenza credo che un minimo di umanità dovremmo dimostrarla in questo caso. Tieniti le tue frasette da stronzo da qualche parte, bene in tasca. Questa cagna ha appena fatto bruciare una delle nostre case, se fosse per me l'avrei aperta in due come un melone. Bene, però tu non eri lì presente mentre io sì. Ah. Quindi se hai intenzione ancora di sfidarmi con la tua piccola scelta, allora la tua sfida è ben accetta. Sono io la traffico riguardo, va bene? I due si guardano come per valutare la cosa. Sì, ma devi stare calmo, ragazzino. Nessuno qua vuole sfidare nessuno. E sarà meglio così. È evidente che loro abbiano un certo tipo di timore per la cosa che ti porti dietro.
Barry mi incute da sempre. Guardo la tizia con uno sguardo leggero, ma allo stesso tempo di comprendo in che situazione sei, ma comunque ti voglio portare un minimo di rispetto. Ma vedi che lei non alza lo sguardo, cioè proprio con lo sguardo basso, non sta facendo niente. Dello catatonica. Sì, no, ma è spaventata a morte. Cioè. Con la coda degli occhi. Claro. È spaventata a morte. Scusami. Non reagisce perché è spaventata a morte, semplicemente. Cioè, ha visto la morte in faccia 3 volte nel giro di 4 minuti. Sì, probabilmente già tanto che riesce a camminare. Cioè, se vuoi fammi un tiro di sense motive, cioè per cogliere, no, per credo sia abbastanza evidente nel senso. No, ok, però per connettersi a un livello empatico più profondo, ecco. No. Secondo te ha un laccio slacciato della scarpa. Ed è quello che la fa preoccupare. Sì, esatto, cioè, è in paura di inciampare. No, però ok. Sensibilità di un ciocco di legno, cazzo. C'ho un tarlo. Cioè veramente l'empatia di un sasso. Ok. E arrivate a quelle che sono queste prigioni. Allora, è chiaro che non sono non è una struttura imponente, nel senso è una casa come tante altre, a un piano solo, al cui interno ci sono queste stanze in muratura abbastanza spesse e chiuse da porte rinforzate di metallo, quindi insomma sono abbastanza, diciamo, poco rifinite come prigioni, ecco, non è che sono delle prigioni di massima sicurezza, sono solo delle stanze chiuse a chiave, ecco, un pochino più rinforzate del solito, rinforzate, però d'altronde dubito che i prigionieri durino moltissimo là dentro. Più che altro vedi che ha le sbarre alle finestre e l'interno non è ben riscaldato, ecco, quindi insomma non dico che sia una morte certa, ma è difficile sopravvivere abbastanza. Vedi Thorfinn che aprono una delle celle, la buttano dentro con poca grazia, chiudono la porta a chiave e se ne disinteressano. Se tu vuoi fare la posta alla porta, fai pure, ragazzino. Se tu vuoi fare la posta alla porta, e ti superano senza degnarti più di uno sguardo, a meno che non li fermi, ecco. No, semplicemente aspetto che se ne siano andati per poi dire alla ragazza: non sono tutti così dei barbari. Detto da te, veramente. Non ho voglia di parlare con nessuno, per favore, lasciami da sola per un po'. Io ignoro completamente quello che ha detto e fare una sorta di monologo del tipo: sai, effettivamente ti devo delle scuse, alla fine voi non avete ucciso nessuno dei nostri, o perlomeno forse lo farete indirettamente, però io in compenso ho ucciso uno dei vostri. Era tuo amico quel tizio? Non dire stupidaggini, per favore. È vero che non abbiamo ucciso nessuno direttamente, ma cosa vuoi che cambi? Beh, sento comunque di doverti delle scuse, ma in quei momenti mi faccio prendere dall'ira che i tamburi di Corrigan sprigionano in me e non riesco a controllare la mia forza. Ukvar è già tanto se non ti ha tranciato in due, quello era una bestia. È come una bestia andato giù. Sì. E io sono ancora qua vivo a parlare. Bravo. E ora dimmi, che onore ha lui? Che ne so.
Che ne so io dell'onore? Esatto. Parlano di onore tutti quanti, nessuno ha mai capito esattamente l'onore che cosa sia. Io so soltanto che mia madre mi ha chiesto di ottemperare agli ordini della Jarl, perché altrimenti l'onore della nostra famiglia sarebbe stato infangato e tutti i miei studi sulle rune e sugli incantesimi sarebbero stati vani. Beh, l'ho fatto, non potevo mancare di rispetto a nessuno, e soprattutto non abbiamo la fortuna che avete voi di avere una città, un posto dove mangiare. Noi soffriamo il freddo, la mancanza di cibo. Guarda ragazza, sarò schietto con te. Le incantatrici sono sempre trattate con un occhio di riguardo, e di certo, se vi comporterete bene, la nostra Jarl non sarà talmente stupida da abbandonarvi o addirittura uccidervi. Probabilmente vi accoglierebbe come parte della famiglia. Però bisogna considerare che avete fatto un errore, e quindi devi essere pronta a pagarne. Tuttavia, mi sento libero di dirti che tu hai fatto ciò che credevi fosse una cosa onorevole, cosa che, vabbè, alla fine si è dimostrata sbagliata. Hai seguito semplicemente le indicazioni di tua madre, che, sbagliando pure lei, ti ha insegnato in maniera sbagliata. Sai, l'onore, per me perlomeno, è qualcosa che va guadagnato, è qualcosa che ti fa riconoscere agli occhi di tutti come una persona di cui puoi fidarti, che essa sia amica o nemica. Se tu fossi stata onorevole, in questo caso ad esempio, quelle guardie lì non si sarebbero mai permesse di toccarti. Capisci cosa intendo? Sinceramente no. Sinceramente, quelle guardie hanno fatto quello che avrei fatto anch'io se qualcuno avesse messo in pericolo mia madre o mio fratello. Vediamo. Sarei stata arrabbiata. Cerco di essere un po' più chiaro. Senti, non prenderla male, ma non lo so. Io ti prego, lasciami da sola. Non so risponderti. Non vuoi che ti dia ragione? Ti darò ragione. Sì, hai ragione, non sono stata onorevole. Non, cercherò di rimediare. Non lo so. Non, ti prego, lasciami da sola. Continua a ignorare quello che dice. Senti che pronuncia delle parole all'interno della stanza, e da sotto, diciamo, la porta ha una feritoia sotto abbastanza larga, quindi un paio di dita, e vedi che da sotto la porta ti passa una, vedi le sue dita affusolate che passano una piccola statuetta di legno molto molto piccola e molto grezza, a forma di alce, e poi da quel punto in poi, anche se tu parli, lei non risponde più. Non ho capito. Cos'è che sta facendo questa statuetta? Te l'ha passata da sotto la porta. È poco fuori dalla porta. E questo è una sorta di pagamento. Non ti risponde più. Anche se provi a parlare, a chiederle, lei non ti risponde. Continuo con una sorta di monologo per altri 5-10 minuti che sto a risparmiare alla chat. Credo che possiamo passare al gruppo. Ok. Niente, siete alle pire. Quando voglio ascoltarvi tolgo l'audio, quando non ho voglio di mettermi qui.
Siete le pire. Okay. Siete con il cadavere, due guardie e tutto il gruppo. Okay. I funerali sono celebrati, sento dell'eco. È Mirto. Ah, Mirto, rimetti le cuffie. Ero prima così non c'era eco. No, era no. Ok, per un momento c'è stato un eco incredibile. Sì. Allora, chiaramente ufficialmente i rituali non hanno una vera forma, nel senso qualcuno parla, quando arriva il momento che tutti hanno detto quello che dovevano dire si accende la pira e o si piange o si festeggia o insomma si fa quello che si deve fare, non c'è una vera forma di rituale, cioè non c'è bisogno il sacerdote a fare quello che deve fare, insomma pesante eccetera, di solito è un passaggio molto indolore, di solito piange la famiglia, tutti gli altri ricordano con onore quello che il morto ha fatto da vivo e quindi insomma è molto semplice la forma del culto dei morti, ecco. Ma in questo caso è il silenzio perché non si può ricordare. Senti, io poserei il cadavere dove insomma nel punto in cui va posato e poi se c'è Elga, e penso di sì. No, Elga è in prigione. Avevo chiesto alla Jarl se voleva andare al funerale dei suoi compagni, almeno gli, insomma, i prigionieri, prima di portare in prigione. No, ha detto che non uscirà di prigione, non avrà questo onore di assistere al funerale dei suoi compagni. Così sia. Io l'unica cosa che vorrei fare è tracciare sul corpo, sulla fronte, da qualche parte del cadavere, un simbolo. Quindi stai ispezionando il cadavere? No, più che ispezionando, cioè volevo proprio... appunto tracciare una sorta di simbolo, sai, tipo lettera scarlatta, cioè una cosa che persona disonorevole. Facciamo un passo indietro, cioè nessuno ha ispezionato il cadavere. Io ho dato per scontato che la prima cosa che avessimo fatto prima di prendere i corpi e portarli era ispezionarli. Ok, va bene. No, perché non me l'avevate detto, quindi sì, nel senso io lo darei per scontato, nel senso va bene. Perché allora hanno fatto quella che diciamo che nel momento in cui l'hai ispezionato, che può essere adesso o prima, non importa. Allora, per prima cosa gli hai tolto questo elmo a forma di lupo, che appena viene tolto dalla sua testa perde il taglio centrale che c'è, che si rimargina come una ferita e ritorna integro e sembra essere di nuovo funzionale e molto probabilmente è magico. L'elmo di lupo che c'è. Vediamo, anche perché è una roba che si ricuce da sola, insomma. Poi l'armatura che ha addosso è un'armatura perfetta, è un'armatura leggera ma perfetta, lamellare di cuoio. Ah, fantastico, per moi. E l'ascia che ha in mano è un'ascia più uno. Ora. Allora, ascia 1, elmo del lupo, armatura lamellare. Ho segnato Mirto? Sì, segnato sul coso. No, ok, perché stavo editando anch'io, vai tranquillo. Detto questo, elmo del lupo, riusciamo a identificarlo? Tira Spellcraft. Allora è più 5, se non ricordo male. Se non basta ci provo poi io. Allora è un elmo Firso Mien, avete presente qual è? Ok. Se l'elmo è indossato da un barbaro, può usare il potere di ira Intimidating Glare quando è in ira. Okay. E non ha alcun effetto se non sei un barbaro.
o se non sei in ira, insomma. Il cordino dello scaldo funziona? Esatto, praticamente questo elmo funziona su chiunque lo indossi quando Corrigan va in ira. Quando Corrigan instiga l'ira. Bello. Prezzo di mercato 5.000 monete d'oro. Cioè, okay, costa 5.000, sì. Quindi vende 2.005, insomma, vabbè. Allora, quello che notate... Corrigan, assolutamente. Prendo io? Sì, vai. Ci sta. Direi di sì. Narrativamente anche molto ci sta. Sì. Ok, ce l'hai in mano, perché l'hai appena identificato. Al momento lo porto al fianco, non lo metto in testa. Ok. Quando... Quando... è anche sgradevole andare al funerale con l'elmo suo in testa. Quando hai l'elmo in mano, la musica che senti sempre cambia. Come? La senti più ritmata, più arrabbiata, ma è di una rabbia amara. Di solito la tua rabbia è molto pulita, è molto molto affilata, cioè o c'è o non c'è. Qui è una rabbia che ti si appiccica addosso, è quasi risentimento, e senti che l'Elmon è impregnato di questa sensazione. Allora, siccome c'è stato anche un po' di tempo prima del funerale, quando sento questa sensazione, mi solo per un momento dal trambusto che c'è attorno, le guardie che corrono, Thorfinn che scorta Helga e Vanemone che va a parlare con Ulna, io che sono lì appensieroso, seduto su una panca, su un tronco fuori, mi metto in testa l'elmo, cerco di sentire questa musica così amareggiata. Appena ti metti in testa l'elmo, soprattutto noti che Bemara ti è salita sulla spalla e si è seduta e ti sta tenendo una mano sul collo, come per darti forza in qualche modo, ma in silenzio. Quando ti metti l'elmo, per un momento hai come l'impressione di sentire un fuoco da dentro, che è come se stessi andando in autocombustione, per così dire. È un'ira fin troppo folle, cioè fin troppo infuocata rispetto a quello che tu possa sentire o provare o pensare. Poi questa sensazione scema piano e rimangono soltanto i tamburi di questa musica. Se vuoi, in quel momento mi faccio prendere un momento da questa ira amareggiata. È anche il momento in cui mi viene da pensare a quanti danni potranno averlo fatto oggi, no? Vedo un classico pugno furioso alla panca dove sono seduto. E poi lo tolgo. Quando lo togli, senti ancora una leggera aura di questa musica che sentivi, e vedi che l'elmo, che da prima era un lupo di colore rosso, con le striature arancioni, uno strano colore per un lupo, è diventato bianco come quelli della neve che avete incontrato. Rimango pensieroso e vado al funerale, e quando mi avvicino a Venermone gli dico, racconto l'esperienza che è appena accaduta, le dico: ho provato a mettere l'elmo di quell'uomo che ci ha attaccato con quella furia così disperata, e l'ho sentita dentro di me. Non era una maledizione, non ho avuto quell'impressione, ho sentito veramente una grande sofferenza. Se deve essere qualcosa di profondo dietro a questo attacco, qualcosa che ci sta sfuggendo. Probabilmente potrebbe anche essere solo l'odio di chi lo ha portato così a lungo da impregnare l'elmo di... Odio?
del suo stesso odio nei nostri confronti, questo villaggio magari. Non lo so. Cioè, se ho capito quello che l'esperienza che hai vissuto, sembra un po' come se piano piano l'odio si fosse trasferito in quest'elmo, quindi forse l'odio verso tutto quello che questo uomo ha provato verso chiunque. Eppure, fino ad arrivare anche a questo villaggio, adesso la sua pelle, anzi il suo pelo, è diventato bianco. Chi lo sa, magari la morte lo ha liberato. Perché tu non odi? Oh, io combatto contro i nemici, ma non odio neanche Elga. Provo pietà, commiserazione per quello che ha fatto, e credo che sarà impossibile perdonarla per me, però non la odio. Bisognerebbe considerare le diverse prospettive, forse. Magari più in là. Adesso, quando il dolore è forte, è difficile pensare. E fatto una carezza ben mala sulla spalla, e poi faccio un segno di vai, Ygritte, siamo qui con te, puoi andare avanti, come per dire officia tu questo funerale. Adesso che il corpo è spogliato, scusami Grit, adesso che il corpo è spogliato, vedete che all'altezza del plesso solare ha una grossa cicatrice, come se fosse stata aperta con qualcosa di poco affilato. Ed è abbastanza fresca. Corrigan, ti rendi conto che è lo stesso punto in cui hai sentito il bruciore quando ti sei messo l'elmo? Aspetta Grit, prima di bruciare la pira. L'ho visto Corrigan, questo affare, questo coso qui. Prima, faccio solo una cosa. Prima, quando ho messo l'elmo di quell'uomo in testa, ho sentito un odio potentissimo che veniva e si irradiava dentro di me. Ho sentito un bruciore proprio dove c'era quella ferita. Forse c'è qualcosa lì dentro. Non avevo mai sentito una cosa, una storia del genere. Nemmeno io. Proviamo a vedere. Io non so, farei un'indicazione del magico, controllerei la ferita. Come controllate la ferita? Cioè con individuazione del magico non vedete niente. Io allora apro un pochino, cioè cerco di punto. Io banalmente cercherei di aprire, magari. Ok, fai i grit, perché l'ha detto prima banalmente. Sì, no, vedete, no, Ygritte, no. Che la cosa che volevo capire, vedere se riuscivo a capire quanto è recente. Allora, sì, vabbè, tanto sei lì. È una cicatrice, nel senso, non è una ferita, nel senso, non è uno squarcio. Ah, ok, scusa. È una cicatrice, perdona. Ma dal colore, dalla forma. A posto, la cicatrizzazione. La cicatrizzazione non è avvenuta più di 6 mesi fa. No, pensavo fosse proprio tipo un. No. Ma la cicatrice ha il simbolo di un qualcosa, non lo so, che mi può venire in mente? No, è banalmente una ferita slabbrata, aperta con qualcosa di seghettato. Aprila. È una ferita che deve aver fatto un male, sì, qualcosa di... Male cane. Appena sfiori, quando metti la mano sulla ferita per capire che cos'è, sulla cicatrice, senti che è bollente, è calda. Pur essendo lui ormai morto da vari minuti e facendo un freddo incredibile, la cicatrice è calda. Senti, io prendo uno dei pugnaletti che ho, insomma, li attaccati alla cintura e la apro piano piano. Ok. E faccio cenno a Corrigan di guardare. Sì, sono lì accanto a te. Quando apri la ferita, dall'interno senti un rumore tipo carne sulla piastra. Cioè, sta grigliando dall'interno? Ma apro di più, ma apro così però. Ok. Aspetta.
un attimo che devo mettere un'altra roba. Fa schifo. Usa qualcosa di cuoio. Proteggiti le mani. Ah sì, hai ragione, Corrado. Se sento questo sì, sì, in effetti sì, mi proteggo le mani. Prima di aprire. Infilate la mano, infili la mano coperta di cuoio dentro e hai fatto bene a proteggerti. All'interno c'è quella che sembra una scheggia di pietra. Solo che quando la prendi in mano sarà grossa più o meno come un'unghia del pollice, non di più. È una scheggia affilata che quando la prendi nel guanto senti che è bollente. Ed è anche fortemente magica. Però la tua vista, cioè, senti la magia soltanto quando ce l'hai in mano, perché altrimenti non... La faccio vedere a Corrigan, ma secondo te potrebbe essere... Vedete l'ombra di Vainamoinen, che cambia forma. Sembra che si voglia staccare da terra per raggiungere la pietra. Ne siete abbastanza inquietati. Sì, sì, ne siete abbastanza inquietati. Vedete che io in mezzo cerco di allontanarmi dalla pietra, cioè nel senso cerco di, come se volessi portar via la mia ombra. È mia! E l'ombra sta parlando, è una cosa che non è mai successa. Inizio a colpire la mia ombra col bastone. Cazzo, perché non sono presente? Dire... cioè, proprio. Modello. In realtà dopo giù, cioè, tu vedi Thorfinn, in realtà tu il tuo pippone è finito soltanto pochi minuti fa e stai raggiungendo la pira e vedi questa scena, la vedi da lontano, nel senso sarai lontano un centinaio di metri ancora e vedi vedi Vainamoinen che si sta allontanando a fatica, perché è come se qualcosa lo stesse trattenendo. Si allontana a fatica. Tiro un pugno. Scusami. Sì, Grit, sì. Al polso di Grit. Per farlo rilasciare di scatto e farli cadere quella cosa. Va per terra. Dai, ma che fai? Va per terra. Io intanto grido alla mia ombra: tu devi stare qui. È mia. No, stai qui. E continuo a colpirlo. Tira volontà. Ma se fosse un frammento di scheggia? Lo è. Di quelle schegge? Non lo tocchiamo, non lo toccare troppo. E guardo il duello di Vainamoinen con l'ombra, perplesso, non so cosa fare. No, io in realtà mi sono ritratto. Vedete, una cosa che vi lascia senza fiato. Nel momento in cui Vainamoinen pianta il bastone per terra con severità, vedete il suo occhio di vetro che brilla e quello dell'ombra che si spegne. E vedete lungo il bastone, che in realtà prima era un normale bastone abbastanza liscio, che si copre di intarsi verde chiaro che scattano verso l'alto, delineando tutte delle figure astratte, delle figure tutte fatte di spirali, onde, e prima non c'erano queste cose. Lui, la sua voce suona imperante, suona imponente, e lo sentite proprio che dice: stai ferma! E l'ombra si calma improvvisamente. Thorfinn, sei praticamente arrivato. Sei cado in ginocchio. Perché fate festa quando manco io? No, ma non c'è niente da caricare. La foglia! Ma aspetta. Vainamoinen. Che cazzo è successo? Aspetta un attimo, non ho finito, aspetta un attimo. Devo fare questa cosa qua. Mettete i vostri token. Un'ombra. Okay. Qualcuno può mettere il mio? Sì, un momento. Grazie. Vabbè. Come al solito, qui sono due. E buonanotte. Igrit, stavi dicendo? Quando sei ancora quando lui ti ha tirato il pugno al no, cioè che è caduta per terra. Sì, no, poi gli ho detto a Vainamoinen che
che cazzo era successo, che non era mai successa una roba del genere. Io sono in ginocchio col respiro pesante, non lo so, non sempre, non credo di aver mai avuto il, come dire, il controllo della mia ombra. Si muove sempre come vuole, come preferisce. Si muove, ma non ha mai parlato. Non si era mai neanche opposta. Chi ha parlato? In maniera strana, come se non fosse mia, ma non ha mai fatto una cosa del genere. Ma c'entra quella spiaggia lì? Sicuramente. Vai là, il tuo bastone. Sì. Guardalo. Cos'ha? C'è qualcosa. È una magia molto forte all'interno. Non so cosa è successo. Fallo specca. Ah. Sì, io vorrei farlo sulla scheggia. Ragazzi, che è successo quando mancavo? Perché fatto? Che è successo? Abbiamo estratto questa cosa che vedi per terra dal tipo, e l'ombra di Vainamoinen ha iniziato a parlare, a dire che la voleva. Poi sono io che dissacro i cadaveri, ma vabbè. Vedete? L'ombra si muoveva? Mi allontano. Prova a tirarle una sciata. Tu che hai l'ombra di Vainamoinen. Sembra essere ormai inerte, tornata normale. O comunque frastagliata come sempre, però almeno non è più animata. La cosa che vedete nel momento con orrore è che nel momento in cui accendete la visione della magia per identificare ciò che sta succedendo al bastone di Vainamoinen, e che Torf e che Corrigan non riesce comunque a identificare, perché è un effetto troppo potente che non hai mai visto. Improvvisamente la scheggia che è finita per terra si illumina della stessa magia, solo che per qualche motivo la vedete contraria. È come una magia di evocazione, ma negativa, con un'accezione negativa. E da questo pezzo di pietra che è finita per terra, che sta sciogliendo la neve e sta toccando terra, quando il substrato di neve finisce e tocca la terra, vedete un enorme braccio che esce fuori dal buco che ha lasciato, come per cercare di issarsi fuori, e così un altro, e un torso e delle gambe. Tirate iniziativa. Io scappo. Sto cadendo sotto. Completa, totale trance, senza neanche rendermi conto di quello che sto facendo, parte un rullo di tamburi. Ancora una volta. Wow. La mia. Il qualcosa di mistico dentro di me cerca di salvare dalla bestia. E uso come, diciamo, round di sorpresa la mia abilità speciale. Faccio partire la performance. Non l'avevo neanche tolta io. Meglio. Perfetto, c'ho già tutto. Bellissima quell'abilità, ti salva il culo in questo caso. Cos'è la Raging Song? No, quella che te la fa partire nella mia sorpresa. Sì, no, ma dico, hai attivato la Raging Song? Yeah. Allora, fammi controllare un attimo, due secondi. Le Mara chi ce l'ha? Adesso ve la metto. Comunque ce l'ha Corrigan. Ok. Ah, oh, perché? E Mara non è mai da me, mi odia. Non è vero. È stato da te. Bravo Mirko. Ma quando? Fatto 3. Grande iniziativa. È di taglia grande sto coso? Sì. Ok. Sì. Ed è quindi praticamente questa pietra con gambe e braccia. Anzi no, è di taglia enorme.
Allora, è huge? Sì. Che troia. Dana troia. Le iniziative sono giuste, avete controllato? Grande, no? Sì, la mia sì. Oh. Sì. Non ho cliccato il token. Corrigan. Beh, quanto hai fatto, quindi? Corrigan, quel 20... Corrigan in realtà ha fatto 3. Ho tirato, vabbè, Aril, vabbè, uguale. Corrigan ha fatto 3. Thorfinn hai fatto? 18. 20. Ok, questo va tolto. Ygritte, 15. Sì, 15. Vabbè. 15. Se lo trovo. Funerali non io famo a questo purale. Attesa. Al momento penso a fare tutto tranne che il funerale a sto qui. Già. Porca. In realtà così la disposizione. È sbagliata. È la dis- Dai, vai, che c'ho già la frase perfetta. Aspetta che devo capire l'iniziativa che ha duplicato tutta la roba duplicabile. Tranquillo. Allora, vado un attimo sulla tua chat. Corrigan e Moa, via questa roba qua. Vainamoinen ha fatto 19, giusto? Quindi sì. Questo. Corrigan a 8 lo devi togliere sicuramente. Vainamoinen a 9 pure. Quindi mi rimane questo. Così. 15, 18. 15, 15, 3. Ok. Il grit Wild, uno dei due uguali, devi togliere. Sì. Se vuoi. Perché noi non la vediamo. È quella di un'altra scheda, Andrea. Cosa? La grid che tu vedi lì sul tuo schermo del DM. Sì. È di un'altra scheda. Noi non la vediamo dalla prospettiva del giocatore. Ok, aspetta. Questa la vedi però. Questa sì, questa a zero. Sì. Ok. A posto, vedete tutto? Sì. Vai in amore. Allora, lo scheletro che si è alzato. Notate che non è fatto di ossa, è fatto di pietra. Ogni volta che lui si muove, le sue giunture schioccano come se si stessero rompendo. E poi tornano saldate. È come una statua che si muove lentissimamente, ma inesorabilmente. Tutte le ossa. Scusami, no? Cosa? Non ha senso. Metto vicino ai grit, perché te vedi come dalla descrizione di prima. Sì, mettetevi come siete messi, non c'è problema. Quindi siete così, probabilmente. No, scusami, così, ecco. Lui arriva da qua. Io ero... ero qui. Ha senso qui. Così. Thorfinn è lo più lontano. Sì. Tipo. Vabbè, stavo comunque parlando con voi. Sì, sì, ok, sei comunque a distanza, sei a 3 metri. Cioè. Oddio, allora, notate che... le ossa di questo coso sembra come se siano fatte di fango colato e poi solidificato, come se fossero fatte di cemento, per così dire. Avete presente la texture del cemento? Cioè grigio, ruvido, completamente innaturale. Quando gira la testa e si gira verso di voi per fronteggiarvi, notate che le sue mani sembrano essere vetrose, come se fossero artigli affilati fatti di vetro. E notate con estremo stupore che all'interno dei suoi occhi c'è una luce violacea, innaturale, e che avete già visto da qualche parte. Violacea, innaturale. Ok. Il tipo... gli scheletri, cioè che ci hanno tipo fatto quello che era da Bonara, no? Sì. Cazzo. Bonara, ma è... sono come quello che ti ha preso. Sì, ci pensiamo dopo. Tocca a me, hai detto, sì. No? Tocca a me. Bonara dice qualcosa in tutto questo, durante questi attimi di panico? Avanti, eroi! Non perdiate il coraggio! Sconfiggeremo la scheggia. Lei pare averla identificata. Sì. Allora, dunque. Una prova di conoscenze così a strappo. Arcana. Arcana.
No, ma che aspetta, perché io tanto non c'è. Un non morto, sta stronzo. No, non è un non morto. È un costrutto. Non è un non morto. Conta come costrutto. Fantastico. Un golem. Ok, avete una domanda Vainamoinen e due domande Corrigan. Io nel mio turno, se no non posso. No, allora, l'identificazione è istantanea appena vedi il mostro, quindi sì. Okay. Vai. A me interessa difese particolari, nel senso tipo riduzione del danno, resistenza. Ok, allora noti che alcune delle giunture sembrano più deboli di altre, quindi se tu spendi un'azione di movimento a osservare e a dire ai tuoi compagni dove colpire, la riduzione del danno si annulla, ma normalmente è una riduzione invalicabile di 10 per ogni colpo. Ok, allora, quindi intanto tiro scudo della fede su i grit. Ok. E poi, ah no, aspetta, scusa, devo fare la prova di concentrazione probabilmente, perché sono in portata. Non ho ancora agito. No, è in sorpresa lui, quindi vai tranquillo. Ah già, è vero, quindi posso andare tranquillo. Quindi scudo della fede, mi fermo, spendo appunto l'azione di movimento per individuare i punti deboli e li indico, cioè indico le due giunture, una dal lato di Thorfinn e l'altra dal lato, diciamo, di Arid, dove possono raggiungerla sia i Grit che Arid che Corrigan. Perfetto. Ok. E poi no, posso così, perché no, passo di un metro e mezzo casomai. Quando lanci l'incantesimo vedi che lo scheletrone gigante si gira verso di te come se fosse sensibile alla magia. Porca troia. Quando... Ah, e tengo anche d'occhio la mia ombra. Quando vede... Il problema è che lui non è abbastanza formato ancora, ti rendi conto che non riesce ancora a muoversi bene. E quindi molto probabilmente avrebbe fatto qualcosa, ma manca qualcosa. Vedi, apri la mano verso i Grit, questa sfera di rune la colpisce e lo scudo le avvampa intorno al corpo. Thorfinn. Aspetta, scusami, sì, le due domande, vai. La mia domanda è relativa propriamente alle sue capacità speciali. Ok. E quindi, dopo quello che ho visto, capire che cosa farebbe di fronte a un incantesimo lanciato. Capisci che su incantesimi che sono a un target adiacente o su di lui, ha una probabilità di assorbirli e diventare più potente. La mia seconda domanda è se ha un'altra capacità speciale di cui dovermi terrorizzare o perlomeno preoccupare. Capisci dalla lunghezza delle mani e dalla forma che intanto sono molto affilate, e poi dai movimenti che fa capisci che può colpire ad arco, praticamente a Greater Cleave. Ok, chiaro. Vabbè, allora lo urlo: state attenti con la magia, la può assorbire. Va bene, grazie. Ok. Stane. A te. Io faccio... Cioè, dalla scena della pietruzza che inizia a diramarsi in zampe, piuttosto che... Faccio una faccia di estremo disgusto, come quando vedi un ragno uscire da... Un ragno bello grosso uscire da sotto il mobile e tu sei lì così. Oh mio Dio, ma che schifo! Faccio un passetto e faccio per schiacciare sul detto ragnetto. Thorfinn! Ora che esci la lancia! La lascia! Più a destra! E ora! Senti la vocina di Bemara che ti dà delle indicazioni e hai più due per colpire. Combat advice. Okay. Vabbè. Ok. Porca troia, dico confermato! È non enorme. È confermato. No. Dubito che con 11 lo confermi. Ah. No. Peccato. Peccato. Mannaggia. Era un bel tentativo. Ok. Cali lascia sulla faccia del coso. Non ha la destra, però. Non ha ancora agito.
Ma ti pare che quel che abbia questa destrezza che gli cambia la classe armatura così tanto? È uno scheletro, gli scheletri hanno destrezza. Non è uno scheletro, è un costrutto, quindi c'ha solo la forma di uno scheletro. Ok. Il colpo d'ascia impatta contro una delle giunture deboli che ti ha indicato Vainamoinen. Vedi che proprio nel momento in cui la roccia si spacca per muoversi, la tua ascia colpisce. Divide la roccia, ma quando lo togli, la roccia si risalda. E vedi che fa fatica a risaldarsi, però comunque ancora in piedi. È un modo per dirci che ha fast healing, oppure era una descrizione? Boh. Lo scopriremo solo uccidendolo. Tocca a Grit. Sarebbe troppo epico, porca puttana. Allora, io non ho capito quali caselle occupa, però scusate. Queste qui. È 3x3. Ok, quindi uno. Ok, a posto. Mo è chiaro, ecco, scusate. Allora, si muove Arild. Ovviamente fa in modo di non pigliarsi l'attacco d'opportunità, si va a posizionare qua. È l'attacco d'opportunità, se lo becca per forza. Lo prende a prescindere. Perché la sua... sì, no. Ma la sua era minacciata portata, fino a qua. Ci ha portata tre quadretti. No. C'era tre quadretti di portata. Porca miseria. Acrobatica. Vabbè. E fa una prova d'acrobazia. Può farlo? Eh sì. Ok, allora io faccio una bella prova d'acrobazia. Ma non ha ancora agito lo scheletro, quindi in teoria non che non ha coperto il plexus. No, ma non ha agito, non ha ancora agito in ogni caso. Vabbè, comunque avrebbe fatto 18, quindi non so. Comunque è vero, non minaccia ancora perché non ha ancora agito. Esatto. A posto. Allora si piazza, dove avevo detto qua. E attacca, c'è outflank, quindi finalmente. Me lo calcolo a mano, ecco, dove sei, eccolo qua. Sì, è come azione, no, però quello lo devo fare, vabbè, vai. Colpito. Sì. Yeah, aspetta, ti faccio anche... È no. Più 4, perché c'ho... Frank, non l'ha contato. Ok. Ah, mi sa che allora, tiratemi perception. Perception. Un attimo, che c'ho qualche difficoltà qua. Arriva. Bravo Thorfinn, così ti voglio che vedi tutto. Ci vedo. Allora, Ygritte, certo. Vainamoinen, vedete che nel punto in cui il lupo ha morso, quella specie di osso roccioso comincia a bollire. Nel momento in cui il lupo toglie il morso, vedete un grumo di spuntoni che esce fuori per cercare di ferirlo, e poi si ritraggono nell'osso. Dammi. Lo attacco. Sembravo. Devi fare un passo di un metro e mezzo, se non ti attacca. C'hai la lancia, no? Sì, vabbè, si attacca a questo da lì va bene. No, è adiacente, non quindi non lo può attaccare. Che cazzo, tipo devi spostare. Devi fare questo. Allora. Guarda, mo che puoi venire tranquillamente in qua senza problemi. Ma no, scusa, gli piglio qua uguale. Dietro, un posso? No, perché sei adiacente, cioè hai la dead zone davanti a te. Sei anche lì comunque. Puoi andare qui comunque e fiancheggi con Thorfinn. Qua. Sì, volevo più 4 di coso. Vabbè. Stai lì e vieni accanto a me, fiancheggi uguale col lupo. Da qua. Perché? Fiancheggi lo stesso. Sì, va bene, sì, scusate. E allora è 24 così. Preso. Preso lo stesso. Arrivano slap. Ma il consiglio di Vainamoinen è ancora valido? Vale per tutto il turno. Certo. Quindi devo usare un'azione di movimento ogni round? Sì. Se sopravvivi al colpo, sì. Va bene. La lancia si pianta dentro un'altra delle giunture, ma quando viene tolta
la roccia di cui è composto l'enorme scheletro sembra riformarsi. Sempre lentamente, nel senso non è veloce, però comunque sembra riformarsi. Il problema è che adesso vedete lui che tira un urlo. Tiratemi tutti volontà. No, è uno slow healing, non è un fatto. No, paura? Sì, è contro paura. Un attimo. Allora abbiamo il più uno di Flag Bearer. Sì, è vero. Sì, è giusto. Il più uno del tuo canto d'ira. Sì. Quindi totale 13. Quindi sì. Ma io ho tirato o no? Dov'è? No, perché sono tutti e due morali. Sì, non sta. Allora, sì, solo io uno. Ce l'ho segnato. Aspetta. Sì. Mi sa che mi cago addosso. Thorfinn sei shaken. Anch'io penso. Vai, Namorin sei shaken. Ok. No, tu hai fatto 14, no? Hai fatto 14 di Will Power con le morali che ci sono su, vero? Ah no, no, perché 13 no, ho fatto 13. Ok, allora no, sei shaken anche tu. Ok, salvato. Allora, i Grit e Corrigan non siete shaken, gli altri sono tutti shaken. Porca troia, sopravvissuto a un colpo d'ascia. Urra un condition. Vedete che dopo che ha urlato, i suoi occhi si accendono di fuoco, esattamente come quelli di quell'altro tizio. E adesso lo ricordate bene, gli occhi che si accendono di fiamme. E insomma, non siete tanto sicuri che sia proprio una bella idea stargli così vicino, perché alza uno degli artigli e comincia a tirarli su di voi con una violenza inaudita. Per primo lo tira. Ma poi io ce l'ho. Per primo lo tira su Thorfinn. Quanto hai di classe armatura, Thorfinn? Allora, Thorfinn al momento a 16. C'hai comunque più di me. Huge è sul tiro per colpire meno 2, giusto? Sì. Ok. Quanto hai detto che hai? 16. Ok, non t'ha colpito. Bella, non entra. Cioè, il Greater Cleave non parte. Quindi possiamo immaginarci che Thorfinn ha fatto scudo perché stava per andare sui Grit. In realtà la cosa che succede è che parte proprio da Thorfinn, che è quello che gli ha tirato più danni, e in uno dei colpi lui frappone l'ascia, il braccio che lo stava per colpire si spezza come vetro e fa finire per terra, e al posto del braccio mozzato cresce un'altra mano, e vedete che la materia che c'era per terra, la materia che è caduta per terra, cioè la mano che è caduta a terra, striscia verso il costrutto e si rifonde dentro la sua struttura. Tocca a Corrigan. Troppa morte oggi in questo villaggio. Faccio un passo qua e in preda all'ira lo attacco con tutte le mie forze. E tuttavia, nel farlo, uso il bastone per farmi comunque da scudo. Vado sulla difensiva. Hai Aid Another di Bemara. Non solo, io ho anche il fiancheggio. Quindi la difensiva, fatemelo ricordare, è più 2 alla difensiva, meno 4 al tiro per colpire, più 2 alla CA. Che ho più 4, quindi tiro come il tiro normale. Totale? Sì. Non l'hai colpito. Non l'hai colpito. Dong. La sua pietra è troppo, troppo resistente. Senti la vibrazione che ti torna indietro sulle mani e ti fanno male le ossa. Vai, Namoinen. Allora, intanto
la rischio. Tiro sulla difensiva e provo a lanciare scudo della fede anche su Thorfinn. Ok. Su Corrigan, vuol dire? Sì, su Corrigan. Confondo, perdonate. Allora, dunque, dove ce l'ho? Concentrazione, concentrazione. Che cazzo, eh? E direi che ce la faccio. Ok. Dimmi te se riesci ad assorbire. Appena sente di nuovo questo picco di magia che si alza dalla tua figura, si gira verso di te, apre la bocca e vedi che queste fiamme viola è come se venissero risucchiate al suo interno. Sentite una corrente d'aria serica, quasi elettrica, che vi corre sulla pelle, e sentite che questo vento che lui sta tirando verso di sé è di natura magica e necromantica, tanto che sentite la vostra forza vitale venire risucchiata per qualche motivo verso il suo interno. Non è un vero effetto di risucchio verso di voi, ma più che altro è contro la magia che sta lanciando Vainamoinen. Quando la mano di Vainamoinen, carica di rune, tocca la spalla di Corrigan, la magia sembra venire risucchiata via, ma Vainamoinen è troppo veloce e quindi non riesce a succhiare via la magia, e la magia ha effetto normalmente. Tiro dico maledizione e poi mi sposto di un metro e mezzo e indico i nuovi punti dove colpire in base anche alla disposizione. Ok. E bom, basta, ho finito. In base allo schieramento dei miei compagni indico i nuovi punti dove sembra poter cedere. Perfetto. Okay. Thorfinn. Faccio un passetto di un metro e mezzo, così fiancheggio, e gli calo di nuovo pesantemente l'ascia. No, non è vero. I spiriti però mi danno una mano. Spirit Surge. Ok. Attenzione, 21 in tutto, perché c'è anche il fiancheggiamento. C'è anche il fiancheggiamento. E Bemara che ti dà... Che ti dà cosa? 21. No, 22. L'hai preso? L'hai preso? Sono 32 danni. Boia, tanta roba. Tirando fra l'altro una madonna di questo sei illegale. Sì. Dovresti essere fuori legge. 5-6. Ok. Thorfinn alza l'ascia, la cala violentemente sull'anca del costrutto, tutta la gamba destra si stacca completamente dal corpo e cade a terra. Il costrutto vedete che barcolla, come se stesse per cadere, e comincia a rimpicciolirsi, creando una nuova gamba. La gamba che c'è a terra, però... Oh, puttana! Si riforma e un altro di questi cosi cresce al posto della gamba. No. I cazzi. Ygritte. Dunque. Io mi sposto qua e attacco. Cosa? Quello grande o quello piccolo? Qua, sì, quello grande, sì. Dove cazzo sono? Ammazza che schifo. Boia. Allora, prenderlo l'ho preso. Di danni il lupo l'hai preso? Sì. Quindici, scusa, no, non l'hai preso. Ok,
Il lupo? Ah, il lupo attaccato? Ah, sì. Sì, no, non l'ho preso. Appena il lupo morde l'osso, l'osso sembra essere più reattivo di prima. E gli fa 5 danni, perché gli spuntoni gli crescono in bocca velocemente e lo ferisce. 5 danni al lupo. Sì. E tocca a lui. Allora, vedete... vedete che il coso a cui siete, quello grande, fa la stessa cosa che ha fatto prima, però parte dal lupo. Allora. E lo prende. Sì. 15. Tredici danni al lupo. 13? Sì. Vai. Guarda il lato positivo, adesso si è ridotto l'Italia, quindi in teoria ha meno danni. Il prossimo attacca Corrigan con Greater Cleave. Quanto hai di CA? 20. T'ha preso. No, difettiva, scuro della fede. 14 danni. Vedi a fare il power player, non ti basta. Quanto hai di classe armatura di Grit? 15. Non t'ha preso. Ti controllo. No, c'hai di più. No? C'hai di 16 più. 16 ci avrò. Vabbè, non t'ha preso, ho fatto 14, quindi. Aspetta. 16. Vedete questo... C'è scudo della fede? Sì. Vedete questo arco incredibile che alza verso il lupo, lo prende e con un colpo solo gli strappa la pelliccia. E con la stessa manata che sta tirando verso di lui va su Corrigan e prende anche lui il taglio che fa contro... Il taglio è dolorosissimo. Per fortuna frapponi la mazza in modo che non ti colpisca in pieno, perché sai che ti avrebbe... squarciato la faccia, però le punte delle unghie riescono a toccarti la pelle e senti che sono affilate come rasoi. Ok, l'altro piccolino si getta contro Thorfinn. Sei sicuro di volerlo fare piccolino? Piccolino. Quanto hai di CA? 16. Ok, non ti ha preso. Vedi che tira un... Ti ricordi di volerlo fare piccolino? Tira... Ah no, aspetta, ora ce n'è due. Allora, mi sta dal basto. Ti fa 13 danni. Ragazzi, chiede, buttiamo prima giù quello grosso o quello piccolo? Ti fa 13 danni, Rob. Cosa? 13 danni. Ah, ma ha preso? Sì, ha fatto due attacchi d'artiglio. E il primo l'hai schivato tranquillamente, però il secondo non l'hai visto arrivare. E avete visto chiaramente le unghie che si sono conficcate nella carne della spalla di Thorfinn. Ha crittato. 13 danni. Sono messo maluccio, ragazzi. Help. Sono un foglio di carta. Corrigan. La musica mi tiene in piedi e ricene la parte delle mie ferite. E poi affanculo la difensiva, affanculo tutto. Mi dedico completamente all'attacco. Vedi Baimara che mette la lancia di traverso e vedi che ti sta aiutando ad aumentare la tua difesa. Ti difendo io! Wow! Bam. I danni sono un di 10 più 11. Più 12, porca puttana. Che sfida. Madonna mia, però, Bam, un colpo fortissimo. Adesso sei abbastanza. Riesci ad allungare abbastanza il bastone per arrivare sul cranio.
Bam, colpisci. Ed è proprio in quel punto che ti aveva indicato Vainamoinen, che il suo cranio è abbastanza debole da frantumarsi completamente. Va all'indentro, vedete all'interno una fiamma potentissima, un globo. E riconoscete che è quella stessa scheggia che avevate, che è caduta prima a terra, che adesso sta dando potere alla creatura. La mazza colpisce la scheggia che va in frantumi e lo scheletro costrutto di pietra comincia a crollare a terra senza più coesione e si scioglie come in una colata di fango. E così anche la sua piccola copia di fianco si scioglie come fango. Anche piccolino? Sì. Per sicurezza, con la mazza mi assicuro che non rimanga più neanche un frammento. Idem. Cioè vado lì e inizio a colpire i frammenti con particolare violenza, perché sono abbastanza... No, io più che altro vado da Thorfinn, visto che è stato ferito abbastanza da Thorfinn e da Aril. Per tu. E Thorfinn è lo stronzo. Ecco, perché quanto... Oddio, non t'ho visto, t'hanno fatto. Corri che intanto finché suona è a posto, dai, lascialo stare. Quando colpite la materia bitubinosa che c'è a terra, notate che si sta coagulando in qualche modo. E siete pronti a combattere, a difendere le vostre vite in tutti i modi, quando vedete che la sostanza prende le sembianze di un lingotto e per un momento la patina bituminosa sembra creparsi e poi piano piano rivela un lingotto d'oro puro al di sotto. Muori! Ah! Eh? Ma non è normale che da questo Ygritte, no, di solito no, lo prendo. Hai la stessa, cioè il materiale, il colore dell'oro è lo stesso della maschera. Ecco da dove è venuta la maschera. Ecco perché quella creatura che avevate ucciso tu e tuo fratello aveva lasciato la maschera. Non ce l'aveva quella volta. Non capivate da dove arrivasse quella maschera. E forse sono le schegge che quando muoiono, quando vengono sconfitte, hanno la probabilità di riformarsi in qualcos'altro. Oddio. So voi, ma io ho i brividi. Ygritte? Perché hai in mano quel coso? Perché sì? Cosa succede? L'hai visto che è dello stesso materiale della maschera? Sì. Non ce l'avevi mai detto. Era di una sketch. Ho preferito non dirvelo. Non fa niente. Non sapevo come avreste reagito. Gritta. E indico mio male sulla mia spalla. Dalle schegge non viene solamente il male, no? Sì, probabilmente è così, però ho avuto paura, Corrigan, che ti devo dire? Sì, tranquilla, vieni qua, le do un abbraccio, un breve abbraccio, non un lungo abbraccio, una stretta per farle sentire la vicinanza. Ora che si fa con questo lingotto qua? Questo lingotto era nel cuore di quell'uomo. E che forse non agiva proprio di sua volontà. No, non era un lingotto, è la scheggia che si è trasformata. La scheggia era nel cuore di... Probabilmente nello stesso modo in cui si è trasformata allora, quando successe con Arid nella maschera. Non lo so, ma ho scoperto anche per me. Cos'è successo ad Ari?
È successo quello che è successo qui oggi. Soltanto che al posto del lingotto è venuta fuori la maschera. Dobbiamo capirne assolutamente qualcosa di più di tutta questa storia. Ho realizzato adesso che è successo, non... Vedete? Non lo so, no... Vedete Arild che si sta avvicinando a Ygritte e le dà un colpo col muso. E Ygritte muore. No. Io lo guardo, come a dire, che c'è? È il gesto che di solito fa quando vuole essere tipo coccolato o qualcosa del genere, cioè quando vuole attenzioni, ecco. Le do, mi faccio una carezza. Vedete tutti che quando lei sfiora la maschera e poi il pelo, la maschera si illumina di rune e così anche il tuo tatuaggio è visibile, quello che hai sulla mano. Sì. Vedete che sì, tipo... sulla maschera e sulla sua mano c'è un tatuaggio che all'inizio, aspetta, devo tirarlo fuori un attimo, non ero... Sì, vai. Sì, vabbè, loro lo sanno, me l'hanno visto. Cioè, più che visibile. Un attimo, arrivo subito. Tranquillo. All'inizio era soltanto la corona centrale, quella con le 10 braccia, otto braccia, ok? All'inizio è soltanto quello. Poi quando si illumina vengono fuori tutte le rune Aesir che ci sono intorno, i due rock e l'albero. E la stessa cosa fa la maschera. E poi senti un bruciore intenso e poi smette immediatamente. Però il tatuaggio rimane ed è lungo fino al fino a metà dell'avambraccio. Io ovviamente l'Aesir non lo leggo, non lo so leggere. E allungo il braccio verso Corrigan e gli faccio... Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto? C'è scritto cacciatrice delle schegge. C'è scritto cacciatrice delle schegge, Ygritte. Io? È stata scelta. Da chi? Ah, questo non lo so. Ma io non l'ho chiesto. Non lo voglio nemmeno. Senti un altro imparare a conviverci. Un altro colpo di muso di Arild. A un certo punto sentite un calore fortissimo dalle vostre spalle e vedete che le pire si sono accese da sole. All'interno delle pire vedete dei volti. Come se qualcosa stesse osservando. E notate che sono gli spiriti che avete già visto durante le varie mattine in cui che avete condiviso con Thorfinn. Sono avvolti nel fuoco e vi osservano silenziosi. Non guardate me, non ho la minima idea di cosa stia succedendo.
Io sono in confusione. Sembra che Bastante. Avete come l'impressione che tutti i destini, tutte le storie, tutto ciò che vi è successo in questo momento stiano convergendo tutti insieme in un unico evento che non riuscite a spiegare. La maschera, gli spiriti, la scheggia, l'odio che Corrigan ha trovato dentro l'elmo, l'ombra di Vainamoinen che si sveglia. Improvvisamente tutto ruota intorno alla scheggia che si è appena animata ai vostri piedi e che avete appena ucciso. Per qualche motivo sembra tutto collegato. Per qualche motivo, se Ygritte porta il marchio della cacciatrice di schegge, voi non vi sentite di meno. Forse non siete marchiati, ma nel vostro cuore vi sentite tanto responsabili quanto lei di portare quel marchio. Dobbiamo cercare gli Arnomadi e capire che cosa diavolo sta succedendo. Perché ci hanno attaccato? Forse le schegge li stanno cambiando. Chissà cosa sta succedendo nel cuore dei domini. Non lo so. Ci hanno dichiarato guerra. Loro? O se le schegge li avessero presi in qualche maniera? Se informassimo l'Idra di quello che è successo qua. Sì. Forse qualche spiegazione ce la potrebbe anche dare. Eravamo da soli o ho assistito altre persone? No, c'era. Qualcun altro c'era, No, siete stati lasciati da soli. No, siete stati lasciati da soli. Sì. Io proverei a chiedere a Ega se volete, ragazzi. Ho aspetto amicizia con lei. Dubito che sappia qualcosa. Sai? Perché vuoi chiedere a lei? Perché è il nostro unico contatto decente con ciò che ci ha mandato. Prima di andare da lei, andiamo da lei. Esatto. Parliamo a loro. Esatto. Adesso chiediamo consiglio. Anche perché non per affossare le tue speranze, ma al momento quella ragazza non è nessuno. Torfine, potrebbe essere anche peggio che nessuno, potrebbe essere ancora un nemico. Ricordati, la gente è in grado di ingannarti oltre a quello che tu puoi immaginare. Io ancora non mi fido minimamente di lei. Sì, vabbè, ora però non possiamo lasciare questo corpo qua, comunque bisogna... No, sta bruciando, è dentro la pira. La pira per la sola. La pira, vedrai. Cancellate. Piuttosto, le pergamene che aveva addosso Erga, che cosa sono? C'è qualcosa di utile lì dentro? Allora, a un certo punto, mentre state parlando e il corpo si sta consumando lentamente, notate che un altro viso si unisce a quelli di Thorfinn. È il viso di quello che avete ucciso. E sta lì e vi guarda. In silenzio. Thorfinn. Insieme a me, intendi? Sì. Porca troia. Mi sa che qualcuno continuerà a seguire anche dopo la morte, sai? A un certo punto vedete che questo stesso spirito scende dalla pira, è completamente avvolto dalle fiamme e cammina verso di voi lasciando una scia di neve sciolta che sfrigola sotto i suoi piedi, bollendo con il contatto. È in piedi. Io mi piazzo davanti agli altri. Okay. Bastone in pugno e tamburo pronto. Voi, ha una voce crepitante di fiamme, sembra di sentire il camino e la sua voce stessa sembra essere lo scoppiettio del legno, il crepitare del ciocco che si spacca. Voi mi avete liberato da un'esistenza d'odio, indotto, scellerato, senza senso. Senza onore. Indotto da chi? Da colei che mi ha fatto questo. Vedete che si afferra il petto e se lo apre in maniera violenta. E vedete che all'interno c'è un buco. Ed è l'esatto dove c'era la scheggia prima. Voi dovete fermare questa pazzia. I lupi di fuoco usano le schegge, le
usano ma non le controllano. Fermate questa pazzia prima che sia tardi. Indicami la via, fratello. Cioè, hanno trovato un modo per utilizzare le... Vedete che lui alza e guida la minaccia. Alza il braccio verso il cielo, fa per puntarlo verso un coso, e vedete che guarda da una parte, verso la sua destra, e notate che viene risucchiato da un punto. Vedete proprio che viene risucchiato come da un vortice, e non lo vedete più perché viene completamente consumato da questo vortice verso un punto indefinito nello spazio e scompare. Ha alzato la mano al cielo e ha girato la testa. L'ha girata verso un punto. Che tirate survival. Ok. Chissà se ce l'ho survival. Io sì. Tu sì, io potrei anche non averlo. Ce l'ho, ma la devo trovare. Ok. Io ho provato ad avere una mano, ma serve qualcosa. Scusa. Allora, Ygritte. Vabbè, dai una mano a Dynamo. Ygritte. No, ha tirato Ygritte comunque, ha detto che tirava lei, quindi gli altri aiutano. Allora, in qualche modo riuscite a capire più o meno che la direzione è circa questa. Oltre i domini. Oltre i domini bianchi. Oddio, un attimo perché non vedo niente. Fortunatamente abbiamo qui nel un grande viaggiatore. Okay. Potrebbe darci un passaggio. Sentite, prima di pensare, io ho la testa molto confusa da tutti gli eventi che sono stati. Sì, esatto, cioè siete frastornati comunque, non riuscite molto a pensare lucidamente. Ad apprezzare. Torniamo un attimo tutto quello che è successo. Sì. Il lingotto lo lasciate per terra? No. Ok. No, lo porto, lo prendo io. È un lingotto d'oro, ora non vorrei dire. È un lingotto d'oro del valore di 4.000 monete d'oro. Segni tu, Mirto. È un lingo. Sì, fate conto che è puro, eh. Cioè, è un lingotto più o meno delle dimensioni di un palmo. No, di una mano, alto circa due dita. Cioè, Metti in cassa. Così che la origine della scheggia si viene a perdere. Il fatto è che l'oro ha un colore particolare, è un oro brunito, è un oro scuro. Le monete d'oro non hanno quel colore, hanno un giallo, è un giallo più vivo. Un utilizzo lo troveremo. Ah, dicevo, Andrea, quello che aveva addosso Helga. Le pergamene? È un libro degli incantesimi, in realtà. Ah, ok. L'ho descritto come un mucchio di pergamene rilegate, ma comunque un libro di incantesimi. Yeah. Se vuoi ti dico anche gli incantesimi che ci sono dentro, se ti servono. Non posso farci nulla. Non puoi trascriverli da un altro libro? No, lui è spontaneo. Ah, è spontaneo, è vero. Ah. Non ha anche il pergamene, però. No, lo scaldo mi sa di no. Lo scaldo ce l'avrebbe, ma io... L'hai sostituito con il coso da guerra, no? Senti, io ho una cosa prima di andare a dormire sfinito, perché cioè a sto punto veramente dando appuntamento agli altri per il giorno dopo, volevo esaminare il mio bastone. Vai. Ma vedi che in realtà la superficie è tornata normale. Osservandolo più da vicino, con più calma, con più luce, magari il giorno successivo, ti accorgi che è rimasta un'ombra di quei disegni. Ok, prendo nota, ed è un'altra di quelle cose da segnare e capire. Ah, ma
andiamo a raccontare quello che ci è capitato. Devono saperlo, devono saperlo. È troppo importante. Okay. Anche se sono di morto. Ok, andate dalla Jarl, quindi. Eh sì, chiama lei anche Lytra, però. Va bene. Passate sì. prima da Lytra, quindi. Ok, sì. Io passerei prima da Lytra. Ok, sì, siete la da Lytra. Passiamo a prendere e poi andiamo dalla Jarl. Siete da Lytra e vedete che ha gli occhi sgranati quando aprite la porta. Ho sentito uno strano influsso. Era necromanzia, che cosa è successo? Una scheggia si è animata. Oh, dannazione, qui in città. Ci ha attaccato. Ma dov'era? Era dentro il corpo di uno di quelli morti che hanno piccato l'incendio. E io l'ho distrutta. Per tutti gli antichi. E il suo veramente spirito ci ha parlato. Veramente l'ho distrutta io, ma non è importante. Mi dato il tuo Thorfinn. Un po' di rispetto, per favore, anche per la situazione. Che cosa avete detto che vi ha parlato? Che cosa è successo? Sì, ci ha parlato il suo spirito, ha detto che la tribù gli arnomadi dei lupi di fuoco stanno cercando di utilizzare le schegge, ma che non riescono a controllarle. A quanto pare hanno trovato il modo di innestare frammenti di schegge dentro le persone. Questi qua sono oltre lo scellerato, sono nel completamente folle. Quello che stanno facendo è folle. Non solo ci hanno dichiarato guerra, ma lo stanno facendo con forze che non comprendono e non controllano. Dobbiamo agire. Temo che la madre della prigioniera sia la responsabile di tutto questo, la Jarl di quel villaggio. No, la madre non è la Jarl. Lei non è la figlia della Jarl. Non è la figlia della Jarl. Ho capito male io, scusatemi allora. Però in realtà sua madre potrebbe centrare qualcosa, perché se sua madre è la sciamana, è la sciamana di fuoco, potrebbe effettivamente centrare qualcosa. Diciamo che lo sapete che voi culturalmente, chi è già uno spellcaster tramanda la conoscenza al figlio, appunto. Quindi è molto probabile che sua madre sia la sciamana. Per quello facevo la deduzione che, essendo lei un'incantatrice, ha parlato di sua madre. Immagino che sia, o comunque, se non è lei la sciamana, comunque sarà qualcuno che ruota intorno a quel. Vedete Lytra che però è molto contrita, molto molto scura in viso. Andiamo a parlare con la Jarl. Sì, siamo passati anche da te perché ci sembrava giusto che anche tu. Grazie, siete molto gentili. Sapessi. Non è questione di gentilezza, ero certo che avresti avvertito anche tu quello che è successo, ed era puro dovere fartelo sapere subito. Sì, ma questo. La mia presenza. Dimmi, Thorfinn. La dico a te prima di condividerla con la Jarl, perché se sembra una strontata non voglio fare figuracce. Fa un sorrisino come se la situazione grave fosse stata sollevata di colpo. Se proponessimo alla Jarl una sorta di missione di ricognizione, ma ingannando perlomeno la nostra prigioniera, spiego meglio nel dettaglio. Se noi organizzassimo il piano come se stessimo scortando la prigioniera al suo villaggio, perché la Jarl ha deciso per una concessione, non ci crederebbero mai. Non ha alcun senso. Perché dovrebbero credere? Ma perché? Che altro perché? Per arrivare fino al loro villaggio con qualcuno che conosce la strada. Beh, sì, ma Thorfinn non ha senso. Perché dovrebbero crederci? E soprattutto perché Helga dovrebbe non tradirci il istante che arriviamo? Ma soprattutto perché il viaggio è pericoloso e noi ha già visto che siamo ottimi combattenti. Avrebbe la nostra protezione. No, sì, saremmo da soli contro una tribù. E soprattutto sono nomadi, non hanno un villaggio, si spostano, chissà dove ma sono adesso. Anche se li trovassimo, è un piano di una pericolosità folle. Ma poi non potete
affrontare qualcosa che non sapete, di numeri composto da numeri che non conoscete? Assolutamente. E allora che cosa facciamo? Ce ne restiamo qua a non fare niente? No, però non mi sembra il caso di andare in quattro contro un'intera io so soltanto, scusate ragazzi, io so soltanto che noi qui non possiamo decidere, ma può decidere la Jarl. E dentro le mura di Pietraspada abbiamo le mura, fuori da Pietraspada non le abbiamo. E chiamare sì, ma fuori da Pietraspada stanno giocando con le schegge. Chiamare una spedizione di guerra verso un'altra nome che ha poteri relativi alle schegge, senza sapere nulla, con una prigioniera che ci può tradire, è il prossimo al suicidio. Comunque ha ragione Litra, queste sono cose di cui eventualmente bisogna parlare con la Jarl. Infatti non perdiamo tempo, andiamo nella parlare. Queste decisioni non possiamo prenderle noi. Arrivate. Dobbiamo prenderle noi. Arrivate. Ah, ragazzi, a proposito della prigioniera, mi ha donato questa statuetta. Non è che magari c'è qualche sortileggio impresso, visto che è un'incantatrice. Vediamo. Magico? Non è magica. No. È comune. È una statuetta di legno, però. No, allora è semplicemente un gesto, una carineria, è molto dolce. Però capite che è stata creata con la magia. Thorfinn, dolce, è la stessa persona che ha dato fuoco al nostro grano. Porca miseria. Ah, e quindi un onore sbagliato. E non l'ha scolpita a mano, eh. Tirate storia. Storia, davvero. Aspetta, potrei averlo storia. Ce l'ho? Non ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Minchia, ne so più di te, Vaina. Ne so più di tutti. più lungo. Corrigan. Allora, normalmente, cioè tenendo in mano la statuetta, capisci che... Allora, quella che da fuori sembra normalmente un alce, cioè alla forma di un alce, con i palchi e tutto quanto, solo che riconosci la particolare forma dei palchi. Sono praticamente, vabbè, aspetta, vi faccio vedere più o meno. Non sono un ottimo disegnatore. Aspetta, devo creare una nuova pagina. Vedessi come disegno io. Quindi, cioè veramente, le corna, i palchi hanno questa forma, che non è propriamente la forma di un palco di dei palchi di un alce, ecco, perché i palchi di un alce, cioè, sono senso... I palchi di un alce più o meno sono come quelli sotto, mentre questi qua sembrano delle falci. Sì, 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 sì. È un simbolo, è un animale che viene considerato come l'usciere verso il mondo dei morti. Ho capito. Però sta a morire da prigioniera. Più è che... uno psicopompo. È uno psicopompo, esatto, sì. Esatto, sì. Qualcosa del... Però non è un cattivo presagio, ma è un animale che significa morte. Fine. Lo sai che simbolo ti ha donato la tua prigioniera? La mia amica, sì, dimmi. Quello è un simbolo che indica la morte. E certo, gli ho ammazzato un compagno. Grande alce che traghetta le anime verso l'altro mondo. Deducine quello che vuoi. Beh, mi pare abbastanza ovvio. Ah, cioè? Io ho ucciso il compagno e lui e lei mi hanno donato una statuetta che rappresenta la morte del suo compagno, in modo che io portassi il peso. In effetti non è che ti potevi dire nulla. Se vuoi darci la tua spiegazione. Comunque, non ha detto il suo spirito è con me, come vedete. Lo temo che domani mattina non la troveremo viva. Era troppo distrutta. Io credo che Venamone abbia ragione. Quel simbolo non è la morte del suo compagno, è la morte di lei. Forse non è più viva già da tempo. Per caso, dopo averti parlato a un certo punto. Perché avrebbe dovuto rispondere? Beh, sì, ha smesso di rispondere. E quanto tempo hai aspettato? No? È controllato, fosse ancora lì? Non ho è... controllato in quei 5-10 minuti di monologo? Non lo so, l'hai fatto?
Ma dai, sì, facciamo di sì. Era ancora viva. Ok, era... sì, era ancora viva. La notte è lunga. Io sento un presagio come quello di Venemone. È il momento. Andate, parliamo prima con la Yard, una cosa alla volta. E dire che qualcuno la tenga. Andate dalla Jarl o andate da Helga? Andiamo dalla Jarl. Se ci dividessimo, che tanto abbiamo capito. Infatti, possiamo anche dividerci. Ragazzi, a dire a Helga, a dire alle guardie accanto a Helga di tenere una guardia antisuicidio che ci vorranno 30 secondi. Fatto. Andiamo da, e poi andiamo dalla Jarl. Ok. Ok. Arrivate alla Jarl. Una pausa di 5 minuti, scusate. Yes. Facciamo tutti una pausa di 5 minuti. Sì. Torniamo tra poco. A dopo, ciao. Eccoci di nuovo. Da. Tornati. Bene. State andando alla Jarl. Camminate con un passo abbastanza pesante, più che altro appesantito dagli eventi, appesantito da quello che sta succedendo. Arrivate dalla Jarl, che è fuori dalla porta, e anche lei sembra essere tormentata da una notte inquieta. Una notte che doveva essere di festa si è trasformata in una notte piena di pensieri, piena di preoccupazioni, e vi vede arrivare. E ovviamente sgrana gli occhi, perché oddio, che cosa ancora è successo? Ed è così che vi accoglie. Detto, parlate, cos'è successo ancora? È nervosissima. Suo marito è di fianco a lei, che le tiene una mano sulla spalla, come se si stessero confidando o comunque parlando degli accadimenti che ci sono stati in quei momenti. Un bel casino. Siamo stati attaccati da una scheggia alla pira. Qui in città. Era dentro uno, il morto. Era dentro il soldato che abbiamo ucciso. È più pericoloso di così. Non era lì per caso. Era stata messa con una sorta di rituale. Dai, che gli ha fornito una sorta di furia, un'ira sovrannaturale. Tanto che il suo elmo, glielo mostro, mi ha dato per un momento l'immagine di quello che provava. Era, non so se era ancora un uomo, erano trasformati in qualche maniera. E quando l'abbiamo cercato di bruciare, quello spirito si è risvegliato, ci ha raccontato della sua sofferenza e ci ha detto che al villaggio dove viene stanno utilizzando le pietre. I lupi di fuoco stanno utilizzando queste schegge senza controllarle, ma lo fanno lo stesso. Stanno mettendo frammenti di scheggia dentro i soldati, dentro gli uomini, per probabilmente creare delle specie di un super esercito, qualcosa del genere. Ma a quanto pare non ne hanno il controllo. Io non credo sia per questo. Non abbiamo idea in realtà del motivo per cui l'hanno fatto. Dannazione. No, ma il potere tanto attrae, no? Le schegge hanno potere, e voi lo sapete. Oh, certo che lo sappiamo. Perché cercano di sfruttarlo. Perché l'abbiano mandati qui, questo è tutto un mistero. Dannazione. La cosa è più complicata di quello che sembra. Allora... Perché non è già abbastanza complicata così? Beh, poteva semplicemente essere un atto ostile, di cercare di prendere possesso di tutte le strutture che abbiamo qui, le nostre fucine, le nostre miniere a sud. Ma è più di così. Potrebbe essere la prima difesa contro un esercito che non conosciamo, che possa spingersi all'interno dei domini bianchi. Perché non ho idea, non penso che questa minaccia arrivi dall'interno dei domini bianchi. No, non arriva dall'interno. Lo spirito
prima di andare via ci ha indicato una direzione che sembra essere al di là di Pietraspada, proprio al di fuori degli ultimi confini dei domini bianchi. Quindi è un clan sconosciuto. Lo conoscete voi? Non lo so. Io non li ho mai sentiti nominare. No, nessuno qui. Però... questi lupi di fuoco è la prima volta che li sento nominare. Le alci nere, sì. Ah. Ma non potrebbe saper qualcosa? Oh, non mi viene il nome. Elga. No, Elga, quel gigante col mammut. Ma detto che è appena arrivato qui. Magari nei suoi lunghi viaggi ne ha sentito parlare. Arrivava da ovest, ma lui è arrivato dai guardiani. Da dove ci ha indicato lo spirito? Ah, giusto. Lo spirito ci ha indicato una direzione. Variati giorni di viaggio a sud-est. Oltre i domini. A sud-est non sappiamo quanto lontano, non sappiamo neanche dove sono. Se stanno marciando verso Pietraspada. Ula ci aveva anche chiesto di poter rimanere qua per la raccolta. Non vorrei che la divinazione che abbiamo avuto all'inizio da Litra fosse collegata a questo. Beh, ma la runa del gelo. Tutto collegato. Litra dice: beh, ma era una runa del gelo. Questi sono lupi di fuoco. Non capisco. Potrebbero essere collegate. Il fatto che tu non capisca è curioso, perché anch'io non ho capito una cosa per tanti e tanti anni e mi è parsa chiara oggi, quindi... Che cosa? Ti chiederà la Jarl? Niente. Quando la scheggia ha perso il suo potere, si è trasformata in un lingotto, in questo lingotto qua, e glielo faccio vedere, non so chi ce l'ha. E la stessa cosa avvenne tanti e tanti anni prima con questa maschera, con la maschera che porta Arid. Successe esattamente la stessa cosa. E... lei vede che aggrotta le sopracciglia, prende il lingotto d'oro, se lo passa tra le mani. Lo vedi che è fatto dello stesso materiale della maschera. Che cosa strana. Le schegge continuano a sorprenderci ogni giorno. Eppure, questo è lo stesso materiale delle mura di Gran Corona. Davvero, sono fatte di oro. Scusami, son perso. Dopo continuano a sorprenderci ogni giorno. Ho avuto un piccolo lag. Gran Corona pare che sia... Le mura di Gran Corona. Le mura di Gran Corona sono fatte di questo materiale, di questo oro scuro. Ah. Bene, ottimo, fantastico. Gran Corona dov'è? Aspetta. Gran Corona sapete essere una delle due città principali ed è a sud-est da qui. Sud-ovest, sì, no, sto cercando. Qua. E se aggiungerei un mecoglione. Ah, eccola. E voi sapete essere questa città racchiusa all'interno di queste mura circolari altissime che sono fatte d'oro. Particolari le mura di Gran Corona. Magari le condividono anche con quest'oro. Questo lingotto. Sapete che le mura di Gran Corona non sono scalfibili. Nessuno è mai riuscito a togliere l'oro da lì. Beh, se fosse così, allora anche questo lingotto sarebbe inscalfibile. E quindi lo portiamo come simpatico pendaglio? No, mi chiedevo se condividesse le stesse proprietà magiche. No, appunto, cioè... È possibile. Vuoi che provo a aspettarlo? Vai, vediamo se è vero. Magari... No. Mettete a terra il lingotto, ci dai una botta con l'ascia... E non succede nulla al lingotto, no. Completamente inscalfibile.
E ha resistito a quella botta. I coglioni. È decisamente scalfibile. Yara, siamo venuti qui a chiedere consiglio. Ora che conosciamo i fatti, che cosa dobbiamo fare? A sapere cosa dobbiamo fare. Allora, abbiamo di fronte una minaccia che non conosciamo, ma una minaccia la conosciamo, è quella della fame. Dobbiamo prima fare in modo che la nostra gente mangi. Quindi la prima priorità è quella di seguire i piani di coltivazione di Ulla. E ci serviranno tutti i guerrieri capaci per poter uccidere il grano selvaggio in tutti i suoi stadi di maturazione. Secondariamente bisognerà capire questa tribù dei lupi di fuoco che cosa vuole da noi e che cosa sta usando. Quindi vi chiedo di... Jarl! Jarl! Sentite delle guardie che urlano da fuori. Voi ovviamente siete entrati in casa, cioè... Sì, vabbè, quello... Che ora che succede? Dammi indovinare. No, io quando li sento chiamare la Jarl, proprio faccio un sospiro esasperato, modello... Basta. La prigioniera è svenuta e non si riprende. Oh, cazzo. Oh shit. Venuta? All'improvviso? Da sola? Ci avevate chiesto di andare a guardare. Siamo entrati per vedere se era ancora viva. Aveva gli occhi rivoltati all'indietro. Non rispondeva. A un certo punto è svenuta. Ma non è morta. Il suo cuore batte ancora. Sentite l'altro che borbotta. Come se me ne importasse qualcosa. Ci ha bruciato il cibo, la sputtana. Magari ci potrà dire ancora qualcosa. Quanto sei stupido a ragionare così, veramente. Alla guardia, sì. Abbiamo il permesso di andare sì, a vedere. Sì, andate, ci mancherebbe altro. Io mi fermo faccia a faccia con la guardia. Lo fulmino con gli occhi. Io mi ci fermo faccia a faccia e lo fisso semplicemente. Ti guarda. Non discosta lo sguardo? No. Andiamo, Thorfinn, non ci perdere tempo. Thorfinn, andiamo, non ci perdere tempo. Gli do una strattonata, su. Fammi una prova a intimidire. Oh. Intimidire, dov'è, quanto c'ho? Ah, te? Vai, ho capito male. È proprio minacciosissimo. Vabbè, 10 più dadi vita, 11 penso. Non è God, cioè non è demoralizing combat, è un'altra cosa. Comunque, no, è contrapposta. Vi state intimidendo a vicenda. Vedi che lui fa per arrivarti addosso con un, sai, tipico botta di petto. Poi vedi che nota qualcosa nel tuo sguardo. Per qualche motivo voi guardate verso Thorfinn e vedete che dietro di lui sono comparsi tutti gli spiriti schierati dietro, tipo soldati. Per un momento, brevissimo, lui sembra averli visti, sgrana gli occhi e guarda da un'altra parte. Oh, hai finito? Thorfinn. L'hai finita? Dai. Andiamo, va, e ne passare lì per una spallata. Prima, che cazzo. C'ha 18 anni, ragazzi. Ok. Sì, comunque prima di uscire, anch'io gli passo vicino e alla guardia gli faccio: ti conviene non farlo incazzare, perché poi se si incazza lui mi incazzo pure io. Eppure tutti gli antenati. Avete notato che tra l'altro il tizio che avete ucciso non c'era tra gli spiriti, è stato risucchiato da qualcosa. Oh no, uno come fosse gli spiriti, no. No, solo quelli che ammazzi.
Ok. Dai, già fottono la magia Vainamone, non è fottono gli spiriti. Arrivate alla prigione. No. E a Corrigan gli fottono le bacchette del tamburo perché rompe le palle. Arrivate alla prigione. Thorfinn, ma mi spieghi che cazzo ce l'hai da prenderti con quello là? La sua reazione è più che normale e comprensibile. T'hanno appena bruciato una casa del villaggio. Ok, dove forse potrebbe mostrare più pietà, ma fare il cazzo grosso davanti a lui, a che cosa serve? A creare tensione in un momento già teso? Non serve a niente. È la guardia che mette tensione, veramente, In queste situazioni c'è bisogno di imporre e controllare il gatto. Scusa, scusate, Robby, parla, cosa stavi dicendo? In queste situazioni è necessario imporre il rispetto, perché se non ti rispettano iniziano ad agire come cazzo di... Non sta mancando di rispetto a te, e poi tu sei solo un ragazzo, non sta mancando di rispetto a te, non diciamo sciocchezze. Non è una sfida. Stava mancando di rispetto in generale. Si stava credendo chissà chi soltanto perché lui è una guardia. Non credo fosse per quello. È un uomo spaventato perché ha visto il suo villaggio rischiare di andare a fuoco e perdere le semenze. Cosa cazzo vi aspettate? Ma una reazione come l'altro, forse? Ognuno reagisce come è fatto, non è che vuol dire per forza che sia sbagliato. Comunque, non vi sarei mai, non ve l'ho detto di fronte a voi, ve lo dico qui in privato. Fatene quello che volete nel mio consiglio. A volte bisogna cercare di immedesimarsi in coloro che non capiamo proprio per capirli. Altrimenti, se restassimo tutti nel nostro piccolo orto, non capiremmo mai i bisogni degli altri. È difficile, è spaventoso inoltrarsi nella mente altrui, ma porta dei buoni risultati. Siamo tutti spaventati, anche io lo sono, ma dobbiamo tirare avanti e far vedere che noi possiamo guidare questa città alla luce. Tenete saldo, eroi. E salta sulla spalla di Thorfinn e tipo gli abbraccia il collo per infondergli con più vigore questa lezione che lei si sente di impartire. Thorfinn si riempie di calore più della pietra di prima e la sua faccia diventa paonata. Non ci tenevi a Erika? E allora se sta per morire sarà stato tutto inutile. Avanti. Ok. Arrivate alla prigione e vedete che davanti ci sono quattro guardie che si guardano intorno spaventate. La porta è aperta? Sì, è tutto aperto. Io vado. Dicevo della cella. Sì, sì, è tutto aperto. Primo pensiero è ovviamente... Vado a controllare come sta. Dice, sì. Scusa Mirto, cosa stavi dicendo? La ricerca di cicatrici è ovviamente il primo pensiero. Ok. Una vocina nella testa me l'ha detto di pensare a questa eventualità. Vabbè, comunque penso siamo tutti là. Allora, dubito che la spogliate sommariamente per vedere se ha cicatrici. Non ne ha. Ovviamente. Il suo corpo è perfetto, non ha segni di ferite, non ha... è piena di tatuaggi, quello sì, di tatuaggi rituali in Aesir. Sono tutti tatuaggi arcani, vedete che possono fungere anche dal libro degli incantesimi, cioè lei può preparare gli incantesimi dei tatuaggi. Porca troia. Allora, vedete che ha gli occhi chiusi, però intorno agli occhi ha una specie di reticolo nero, come se fossero delle grandi occhiaie che le prendono tutto l'occhio. Fin sopra sopracciglio. Codice del magico? Cosa state facendo? Io stavo controllando quando... chiedono, tiro un'individuazione nel magico. Lo tirate tutti quanti? Non mi viene chiesto. E pure io tiro un Nial. Ok.
con la tuella. Ho fatto 12, eh. Hai heal di a secondo livello, complimenti. To. Allora. No. Io spellcrafto. Allora. Spellcrafto 25. Deb Vainamoinen. Ygritte Vainamoinen. Ok. Notate un effetto di necromanzia attivo. State ancora, state ancora a guardare? Sì. Sì, 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 assolutamente. Okay. Tutte le informazioni. 15 più livello dell'incantesimo? Sì. Sì, però dice solo la scuola. Ah, ok. Sì. Allora sì, è necromanzia. Solo necromanzia. E la forza dell'aura. Allora. Se un oggetto lo puoi identificare, ma non è questo il caso. Notate che come tipo di effetto è una possessione. Lei in questo momento è posseduta da qualcos'altro. Non avevamo una pergamena con protezione dal male? Sì. Sì, dovrei averla io. Fammi controllare, ma sì, dovrei averla io. Va bene, comunque vi informo anche a voi di quello che sta succedendo. Aspettate che forse il medium, se non ricordo male, c'è una capacità di classe per la possessione. Ah sì? Porca puttana, la prendo al 3! No, volevo dire... No, in realtà volevo già dirvi che avete livellato. Cioè... Io me lo immaginavo, però... Col mostro. Dire che ho troppa coscienza di metagioco e ho già fatto la scheda al 3 mentre eravamo in pausa. Che stronzo. Considerati la skill, Rob, vai. No, aspetta. Sto leggendo ora e non è quello che credevo. È una cosa che mi permette di agire nel round di sorpresa quando ci sono spiriti. Manifestazioni. Allora, va bene. A sto punto, visto che ce l'abbiamo, facciamo il tentativo. Ma di che? Protezione normale. Scusa, sì. Sai. Sì, sì, vai, vai. Visto che abbiamo la pergamena, usiamola. Vai. Ce l'ho io, vedrai. E niente, uso la pergamena di protezione al male su Helga. Ok. E se vuole credo che possa anche fare un tiro salvezza. L'ho fatto. Vedete che appena la pergamena si sfalda, nel momento in cui la srotola e la legge, una cascata di rune comincia a cadere sul corpo di Helga e i suoi occhi cominciano a ritrarre quest'aura nera. A un certo punto vedete che lei apre gli occhi, spalanca la bocca e un fumo nero esce aleggiante nell'aria. Thorfinn, tira iniziativa. Oh yeah. Dio. Se mi sposti in una mappa con un token te la tiro selezionandolo. No, allora, tira soltanto e basta. Non c'è da combattere. Devi solo vedere se vieni posseduto prima o dopo. Minchia, se mi possiede siete fortunati. No, al terzo. Tranquilli, li faccio ritirare io il TS. Ah no, non ho ancora attivo la performance. Tesoro. Ok. Ah, che peccato. Ti agisce? Tira volontà. Oh, Cristo. Con il livello 3 o senza? Con il livello 3, sì. Allora è più... No. No, non aumenta, quindi è normale, ti tiro. Porca troia. Vedete che... Thorfinn prende questo fumo nero che si alza in volo, si addensa in una figura umanoide con gli occhi pieni di fiamme e si lancia verso Thorfinn, che però vedete che ha
ha cognizione di quello che sta succedendo. Aveva alzato la mano verso questa nuvola, solo che non è abbastanza veloce nell'imporre il suo potere e gli entra negli occhi e nella bocca. Vedete che per un momento si scuote, i suoi occhi diventano neri. Voi non troverete i lupi di fuoco. I lupi di fuoco caleranno su di voi come una marea di magma, e bruceranno i domini bianchi. E il fumo si dissipa dalla bocca di Thorfinn e scompare. Oh, io stavo per fare grisa sul lascione. Bravo. No, avete visto che non era una possessione di tipo, cioè una vera possessione di quelle tipo Jaramagica, quelle che tipo ciaone. Ragazzi, effettivamente, se io sono già posseduto dallo spirito del Champion e vengo posseduto, il Champion viene buttato fuori. Non è la stessa possessione. No, in questo caso non direi. Se ti becchi Magic Jar, chiunque ti prende il possesso ha anche lo spirito. Secondo me. Thorfinn? Ehi. Ah no, aspetta, devo tirare. Prendo l'arma, gliela tolgo dalla mano. E se mai fosse successo qualcosa, quell'ascia deve stare lo più lontana possibile dalla mia testa. Sono 7 danni di intelligenza. Porca troia. È intelligenza 1? Arambe? Ok. Ora devi rolare. La tento lascia di mano. Ora come devi rolare. Mi salta addosso per prendermi l'ascia. Torbi, che cosa hai fatto? È posseduto. Non ha mai fatto così male da bambino. No, vedete che è catatonico. Cioè, quando la nebbia ha lasciato il suo corpo, vedete che ha un'espressione assolutamente ebete sul viso, ma brutta, nel senso, cioè proprio come se ci posso pensare. Ok, da fuori sembra comica, ma per voi è abbastanza orrorifica. Sì, no, assolutamente, cioè al limite del coma. È praticamente incapace di connettere qualunque cosa. C'è ancora la tizia per terra, mezza nuda. Sì. Fotte sega. Aspetta, io come un bambino, Thorfinn, inizio a cantargli una ninna nanna. Io sì. Dormi. Io gli metto la testa sulle ginocchia, no, mi piego, insomma. Sei suscettibile a questa cosa, cioè non sei capace di intendere di volere in questo momento. Cioè sei demente di fatto, quindi non hai. Sì, ma io sto pensando al fatto che sono un diciottenne, c'ho gli ormoni a palla e c'è una donna molto da terra. Tu non sei credito essere un non sai nemmeno cos'è quella cosa, sì, che hai davanti. Sei completamente... Gli animali si riproducono con un'intelligenza 1. Sì, ma tu sei partito da un'intelligenza alta. Non è la tua intelligenza di base, sei danneggiato. Cioè, come tocco di cosa, come si chiama? Tocco di idiozia. Tocco di idiozia riduce tutto a 1, quindi è la stessa cosa. No, quello è regressione mentale. Ok, vabbè, quello. Entrambi. No, tocco di idiozia fa un D6. Ah, subito touch of idiocy? No. Allora, per rendere ancora più divertente la cosa, il D6 si prende i danni anche a carisma. No, non è quello. È un effetto collaterale della possessione violenta. Cioè, di fatto... Comunque, io canto, e per tranquillizzarlo, vedo che il grit lo prende in grembo, e continuo a cantare una ninna nanna per calmarlo, mentre con lo sguardo sono terrorizzato, e guardo, lascia per terra il corpo della donna e le altre persone presenti, sperando che non succeda nient'altro. E in questo modo... Aspetta. Io faccio le carezze, sai?
tranquillo, tranquillo. Cioè, tranquillo, ma mi sto cagando addosso in realtà, Ragazzi, secondo voi il mantello è meglio, meglio marrone? E a questo punto, con questa in questo strano modo, riuscite ad arrivare alla notte, e che è in realtà calma, perché Thorfinn si addormenta, la ragazza sta dormendo, e non avete modo di capire che cosa stia succedendo. Manteniamo le guardie, una o due guardie a sorvegliare la ragazza, e portiamo Thorfinn da cosa? Io rimango da Ulla, rimango sveglio tutta la notte, perché infine a Thorfinn li voglio bene, e piuttosto non dormo io, ma mi assicuro di tenerlo tranquillo cantandoli tutta la notte se necessario. Ok, esattamente. E finché lui non si sveglia, lascia, gliela prendo in custodia io. ci diamo il cambio, semmai, perché comunque, cioè, nel senso, non lo farei vedere ai vostri genitori in questo stato. Ma infatti c'è casa tua, c'è casa mia, cioè, nel senso, riuscite a portarlo, Scusa Rob? C'è la prigione prima che dà di matto. Ah. Ma cosa devi dar di matto? Un'altra mazzata e poi non parli più, quindi... Comunque è intelligenza 1, ma saggezza ancora la sua, eh? Quindi, per quanto non capisca un cazzo, non farà cose completamente autolesioniste e folli. Ok. Sì. Ha ancora un istinto di sopravvivenza che funziona. Raga, ok. Fate finire di parlare, vi dico. Certo. La notte, dovunque vogliate passarla, a casa di uno, a casa dell'altro, passa tranquilla, lui si addormenta, non ha altre ripercussioni, tanto che il giorno dopo è curato di tutti i danni. Erano danni temporanei, ma ancora meno gravi dei danni temporanei, a una statistica. Cioè, era proprio semplicemente lo shock neurale che è stato dato dalla possessione, tutto qua. Sette. E quindi il giorno dopo è il normale Thorfinn. Con Helga quindi uguale. In realtà non capite la differenza. Mancano 10 minuti, no, 15 minuti. Volevo... Dipende da te, Andre. Ma in realtà parte tutto un altro arco narrativo adesso, quindi direi che possiamo staccare. Allora io direi che possiamo stoppare, anche perché mi devo anche poi fare un attimo la scheda, anche se tanto. E grazie. Vi consegno l'ascia. Siete tornati tutti a posto. E livellate a livello 3. Allora, vi ho detto che il lingotto vale 4.000 monete d'oro, perché Logo, quando lo vede, comunque vi offre 4.000 monete d'oro. Grazie. Quindi È possibile, dato il valore, la gran corona, eccetera, convincerlo a sborsare di più? Diciamo che lui è difficile convincerlo. Cioè, sapete che praticamente è di fatto immune alle contrattazioni. È immune alla diplomazia. È immune alla diplomazia. Ring alla diplomazia è immune. Ring of Greed. Esatto, è un aspetto della... È immune alla diplomazia. Esatto. Cioè, c'ha un più 170 contro qualsiasi forma di... Esatto, di tentativo. Qualsiasi cosa che gli tenti di estorcere più di quanto vuole dare. Esatto. Dicasi anche finanziamento meccanico, ragazzi. Esatto. Vabbè. Salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo e ci hanno seguiti tutta la sera. Tutti quelli che ci stanno guardando. Siamo ancora online. Certo, ciao, siamo ancora online. Stavamo cazzeggiando. Ma buongiorno, buonanotte. Io però quasi chiudere la sessione con Torfi con Intuno era un bel modo per lasciare i cliffhanger. Infatti l'ho fatto apposta per dare questa chicca bella. Vabbè, comunque, se ci state vedendo su Twitch, tastini belli sotto qui, e ciao ciao raga, ciao Lino. E siamo